Ciao ragazzi, benvenuti al terzo episodio del Fuse Talk. Ragazzi, oggi tante belle cose, un episodio incredibile, non solo per gli ospiti, ma anche per gli argomenti, perché ragazzi è stata una giornata ricca di emozioni per quanto riguarda la Serie A, cioè Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Milan, Inter e tanto altro ancora. C'è Juventus-Napoli tra 2 giorni, c'è Calaiò, ragazzi, un ex calciatore del Napoli che ha fatto la storia del Napoli. Mirko e Mister sanno Salve. molto bene, Ah, che infatti ricordi. guardate la maglia lì dietro di Mirko. Emanuele. Un saluto Emanuele se ci sta guardando, dopo lo vedremo insomma ancora più dal Da vivo, qui vicino, da vicino, tra dei nostri. esatto. E niente ragazzi, allora io vi presento subito gli ospiti a partire da quello meno importante. Vai Sespo. Io, aspetta, oh, bella regà, come state? Aspetta, Avete aspetta, attivato la cam prima di dire il meno importante. Già sa, già sa, Ti sto già sa. mettendo le Comunque, scorregge. ciao a tutti, volevo fare un complimento, Fius, ma Dimmi, bei dimmi. Ti capelli che te sei fatto, cioè, te sei pettinato piacciono? oggi, eh? Mi sono messo il Ti piatto sei in testa e pettinato. mi sono rasato. Vabbè, comunque ti vedo felice per la sconfitta che avrai tra qualche giorno. Vabbè, non dico nulla, Ma anch'io. io sinceramente non sostengo nessuna squadra in questo momento, sono molto Ah, ok, imparziale. allora parlo con Mirko. Mirko, ancora mi ricordo quando ha segnato Koulibaly all'89esimo, la tua esultanza, tipo. Non ti dico dove mi sto toccando per quello che hai detto prima. A Proposito, proposito, vai, dici. facciamo entrare anche Gli altri, sì. gli altri Sono che... Gli più altri, importanti. così. Gli altri, ma sì. A proposito di Koulibaly, Juventus, eccetera, facciamo entrare il buon Ayrew, ragazzi, che quest'oggi, già da prima abbiamo parlato, non l'abbiamo visto tanto contento. Potrei sparire dopo che mi hai detto Koulibaly, però mi sotterro, c'è Chiesa, siamo a Pasqua, siamo tutti più buoni. Tra 48 ore c'è una certa Juve-Napoli, gara valida per la Champions, quindi quale momento migliore per entrare nella vostra live? Dai, buonasera a tutti. Ok, presentiamo il milanista Luca Cohen. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Fius, Mirko, Antonio, Luca. Ciao Cespo e Luca. Ivan. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grande Luca, chiamiamo il campione d'Italia a questo punto, ragazzi. Campione d'Italia, vai Mario Inter. Ciao a tutti, buonasera e salutate la capolista, ragazzi. Ora Eccolo lo posso dire. qua. Ora lo posso dire finalmente. Salutate la capolista. Manca veramente poco per mettere questo qua. Mario, non te la gufa però, Mario. No, no, hai La faccia della ragione, hai ragione. scaramanzia qua. Buonasera a Te tutti, lo dico. grazie per l'invito. Buonasera a Luca Cohen, Arways, Arway, e Cespo, guarda. Tanto sei tu il capo della lista, quindi di tu fai tutto te. Presentiamo Grande. l'altro napoletano, Alessandro. Aspettate, vi sto per mettere una chicca. Ah, io lo dico Buonasera a qua, tutti, insegna più forte con una maglia di speciale per una serata speciale. Neymar. Ok, aspettate, faccio sentire una cosa ai ragazzi. Ah, io lo dico qua, insegna più forte di Neymar. Ti faccio Ok, no, sentire. niente. Sanno solo i L'avranno ragazzi che sentita stanno in loro. live. L'ultimo, ma non il meno importante, il tifoso romanista, anche lui un po' incazzatello per la sua Roma, il buon Sodin. Ecco, mi avete presentato per ultimo, anche perché qua in mezzo sono quello con la squadra che sta più sotto in classifica. Non a Grazie. caso, allora. Non a caso, non a C'ha ragione, caso. non l'ho fatto apposta, ma c'ha ragione. Buonasera, buonasera a tutti. Ok, Sodin, tutto a Buonasera a tutti. posto? Sì, personalmente sì, calcisticamente no. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, direi subito di partire con l'episodio e di mandare il video di Milan-Sampdoria, finita in pareggio. Ringrazio Federico Marconi, il nostro inviato, che ci racconterà Milan-Sampdoria. Linea. Aspettate. Allo sta. Eccolo. Aspettate. Eccolo qua. Linea a Federico Marconi. No, per Covid. No.
Milan-Samp, che era il primo match della 29esima giornata, si è giocato alle 12.30 del sabato pomeriggio prepasquale. Un Milan obbligato a vincere per questioni di classifica, perché ovviamente si doveva inseguire l'Inter, si doveva anche difendersi dal ritorno delle inseguitrici. Parte meglio però la Samp con questo tentativo di Gabbiadini che spaventa Donnarumma, bravo però a rispondere in calcio d'angolo il classe 99 e capitano del Milan, che allunga la mano destra e salva tutto. Nel secondo tempo si spegne la lampadina in casa Teo Hernandez, palla regalata a Quagliarella, che alla Quagliarella scucchiaia con il piattone praticamente su Donnarumma, fa un gol comunque bellissimo e fa soprattutto 1-0 per i ragazzi di Ranieri, un gol che complica decisamente i piani a Pioli e i suoi, che parlerà poi nel post gara dicendo: niente scuse, abbiamo fatto troppi errori e questo sicuramente è uno di quelli. Però la Samp perdona il Milan, perché questo è un momento chiave, 10 contro 11 per questo rosso al numero 5 Silva, che entra in ritardissimo su Samu Castiglieco, un intervento sicuramente da giallo proprio a termine di regolamento, giallo che infatti arriva, è il secondo per il 5, Samp in 10, Milan che spinge, che ci crede e che pareggia nella finale con Kessi, che apre su Oge, bravo a spostare il pallone, fortunato nel rimpallo, perfetto nel far girare con il telecomando il pallone a fil di palo, rimette in piedi il match il numero 15, il fantasista della Milan, dopo tanti mesi di digiuno. E nella finale il Milan continua a crederci, vorrebbe ribaltare totalmente la situazione con il destro da lontano di Calhanoglu, risponde perfettamente però il portiere, è una Milan arrembante, con l'aiuto di San Siro nella finale forse le cose sarebbero anche potute andare diversamente, poco importa perché comunque il Milan attacca fino alla fine con Ibra che si reinventa assist man, lascia che sì, destro, deviato sul palo e non è fortunata la squadra di Pioli, che però, torno a ripetere, nel post partirà dicendo niente scuse, troppi errori, perché finisce 1-1 a San Siro. Perfetto, grazie mille a Federico Marconi per il commento. Ragazzi, vi chiedo a tutti di smutarvi, perché vedo che Mario, Soti, Nairway sono smutati, sì. Oh, cioè, mutati, ok. Voglio un commento da Luca su questa prestazione del Milan. Sì. Guarda come ride. No, ma Mario non ha capito che lo scudetto lo sta vincendo sulla lingua, non sul Milan. Però, vabbè. Purtroppo... abbiamo illuso un po' tutti laureandoci campioni d'inverno, perché sembrava che il Milan dovesse competere per lo scudetto, ma fondamentalmente il Milan la squadra per competere per lo scudetto non ce l'ha. Il Milan ha overperformato nella prima parte di stagione e oggi sta facendo il percorso che avrebbe sempre dovuto fare, ed è un percorso con i suoi alti e bassi ma a pieno ritmo Champions. A me viene da ridere quando sento dire il Milan è finito, non andrà in Champions League sicuramente. Se è finito il Milan che è secondo, allora le altre che devono lottare per la Champions come sono messe? Cioè, sono tutte là quelle che lottano per la Champions, chi sta facendo un campionato diverso è l'Inter. Venendo proprio alla partita, il Milan ha fatto una prestazione orrenda, una non prestazione mi verrebbe da dire, molto simile alla partita di La Spezia. Cambia il risultato perché si trova il gol del pareggio e perché la Sampdoria si è un po' schiacciata negli ultimi minuti, ma il Milan ha fatto il primo tiro in porta all'82esimo, se non vado errato, quindi veramente una brutta partita. Partita che secondo me poteva finire tranquillamente 0-0, perché non ci fosse stato quell'errore di Teo Hernandez che ha portato al vantaggio della Samp, il Milan non avrebbe spinto per vincere, perché non era una partita in cui il Milan ne spingeva particolarmente, sarebbe secondo me finita 0-0. Il fatto della Samp in vantaggio ha permesso che alla fine il pareggio non è stato uno 0-0, è stato un 1-1. La partita è stata brutta, c'è stato un errore di formazione grande di Pioli, che io non capisco perché si debbano fare degli esperimenti a fine campionato mettendo esterni che non sono adatti, cioè Krunic e Castillejo non accompagnano Ibrahimovic, che già ha i suoi problemi con l'età, poi se di fianco ci giocano Krunic e Castillejo capite bene che non sono Insigne e Politano, per fare altri due nomi, no? E quindi vengono fuori le difficoltà del caso. La partita è stata ignobile, è stata brutta, sicuramente da cancellare, però la stagione attualmente rimane secondo me positiva. Permettetemi una piccola polemica, mettere
il Milan alle 12.30, una squadra come il Milan che ha tanti nazionali alle 12.30 dopo le nazionali, è una vergogna della Lega Calcio. Attenzione. No, no, al di là, no, no, non mi attacco a quello, Il Milan ha giocato male, però io, qualcuno mi dovrebbe spiegare il senso di mettere una gara alle 12.30 dopo le nazionali, soprattutto metterla al Milan che ha tanti nazionali. Ci sta questa, ah, ci può stare il discorso, ci può stare. Io avrei evitato qualche rigorino in meno al Milan, secondo me. E magari qualche palo in più che entra, però. Magari qualche palo in più. Milan Zamp, quanto è bella, quanto segna Quagliarella! mi sembra fosse la stessa Sampdoria che ha fermato anche l'Inter, quindi non è ora, anche vinto. Non è una situazione diversa. Non è una squadretta. Io ti aspettavi l'errore da Teo, ti aspettavi? Allora, Teo Hernandez è in fase calante da gennaio. Io non lo so se è per la situazione sentimentale che si dice si sia lasciato, eccetera. A me, purtroppo, io lo dico da un po', mi ricorda molto Boateng. Non so se vi ricordate Boateng 10 anni fa. Boateng arrivò, sembrava un fenomeno, l'anno dello scudetto era fortissimo, eccetera. Poi arriva Melissa Satt, soldi, Milano, eccetera, e iniziò a calare. Mi sembra un po' la stessa parabola. Speriamo che metta la testa a posto. Sono questi giocatori un po' umorali che, se non hanno la condizione perfetta per rendere, poi fanno se no. Edo, che volevi dire? No, sto dicendo che prima stava parlando di Champions e volevo sentire la sua. Secondo te il Milan rischia di magari non andare in Champions e arrivare in Europa League, perché comunque la classifica è molto stretta, quindi c'hai sotto c'hai l'Atalanta che sta proprio dietro e ci sono Napoli e Juve che non è che ci sta un distacco di 20 punti. Comunque te dici, hai paura oppure sei sicuro e dici secondo me ce la riusciamo a portare a casa? Allora, sicuro non sono, però ti dico che è molto difficile che non arrivi in Champions il Milan, perché è vero che il Milan non le vincerà tutte, ma la domanda è, le altre le vinceranno tutte? A me non sembra che Juventus, a parte il Napoli che è in un periodo d'oro, a me non sembra che Juventus, Roma, Lazio abbiano dato queste grandi conferme durante la stagione. Sono comunque molto altalenanti come squadre. Anche la stessa Atalanta non ha questa grande continuità, mancano poche giornate. Pensate che l'ultima volta che la squadra campione d'inverno non è andata in Champions, cioè non è arrivata tra le prime quattro, è successo 95 anni fa. Quindi dopo 95 anni, no, scherzo, no, però dicevo, perché la prossima partita, comunque, se non sbaglio, dovete giocare a Parma, cioè da loro, ok? Sì. Che mancano poche partite, e comunque loro devono salvarsi. Devono salvarsi. E quindi, secondo me, è molto peggio una partita in questo momento di campionato. È molto peggio giocare con le ultime 5 piuttosto che magari una squadra che sta lì in mezzo e dice gioco. Tanto però conta che però sei secondo e dovresti perdere due di posizione, cioè ripeto, è possibile, è possibile, perché può succedere tutto, però secondo me è molto difficile. Poi nel calcio, ragazzi, se cala drasticamente e ne perde altre 6-7, allora è giusto che non ci vada, sarebbe un fallimento clamoroso. Siamo anche nella stagione del Covid, certo, come no, vai, certo, Mario. Luca invece credi ancora nello scudetto, sincero? Non è che no, non perché credo. Pioli, no, buon parte gli scherzi, perché Pioli continua a dire 30 punti sono tanti, lo diceva anche a 50 punti, però credi ancora nello scudetto? Allora, non è che io non credo ancora, è che io non ci ho mai creduto. Io penso di essere l'unico milanista che non ha mai creduto allo scudetto, ma perché per me Inter e Juventus hanno delle rose che non sono minimamente paragonabili a quella del Milan. Poi se l'Inter perde 5 titolari per infortunio ne possiamo discutere da inizio stagione, adesso pure se ne perde 5 non li recuperi. Ma a inizio stagione il valore delle rose era talmente diverso che secondo me il Milan non poteva competere. Pensate che quando il Milan vinceva sempre, il massimo distacco che ha avuto dall'Inter è stato 4-5 punti. Era chiaro che quando poi l'Inter ingranava la marcia non ce ne sarebbe stata più. Secondo me Pioli lo dice per tenere l'asticella alta, la concentrazione. Rischia che a livello di umore i ragazzi si fermano. Cioè, vedi uno come Teo Hernandez, come dicevi tu Luca, secondo me una volta visti che gli obiettivi più alti si sono un attimo annullati, ha risentito anche lui un po'.
perché poi comunque cioè, sono esseri umani alla fine, cioè, anche ci sta. Mario, ti volevo fare la stessa domanda a te che hai fatto a Luca. A sto punto senti più rivale magari la Juve o il Milan in questo momento della stagione, insomma? Io sento più rivale la Juve. Io l'ho detto all'inizio. Ancora? Sì, sento più rivale la Juve, ma questo lo vedremo ora con Napoli e Atalanta, perché sappiamo tutti quanti che la Juventus ora deve andare a giocare a Bergamo, ma non è una trasferta facile. C'è anche la partita con il Napoli, dove spero che i tifosi del Napoli facciano un buon risultato. Comunque io credo ancora nella Juve, cioè la Juve ancora è la squadra che può dare un po' di difficoltà, poi non sa mai, io ho un po' paura della Juve, l'arbitraggio, queste cose. No, ma io lo faccio appunto per farlo arrabbiare, così almeno dai, c'è un po' di E poi, visto che mi hai tirato in ballo le partite importanti che dobbiamo ancora giocare, Atalanta, Napoli, sì, ma anche Milan e Inter dobbiamo affrontare. Quindi di queste 10 rimaste... Però diciamo che con l'Inter è la penultima. Mm. Già diciamo che veniamo da campione d'Italia. Esatto. Allora, pensa che bello... Non hai paura di niente. Pensa che bello, tipo, ti serve solo un punto e alzi la coppa proprio... Fateci un favore, magari. Pensa che è bello che loro hanno vinto un campionato con noi, con la primavera, dove hanno vinto 9-1. Pensa che è bello se noi vinciamo lo scudetto e rimandiamo la primavera da campioni d'Italia. Sarebbe proprio uno smacco. Io lo sto sognando questa cosa qui, però... Io non tanto, perché se stiamo facendo lo scontro per la Champions... È vero, ci serve. Faccio l'ultima domanda a Luca, poi passiamo al Napoli. Luca, allora prima hai citato un po' di squadre che ti stanno sotto, no? A livello di classifica. Qual è quella che ti fa più paura? Il Napoli. Sicuramente, no, ma perché... capisco che ti stai consumando, Mirko, però... Alzate le mani. A parte che domani avrà una partita molto difficile, secondo me non vincerà il Napoli domani, però io penso che il Napoli è comunque quella più in forma di quelle dietro, e soprattutto è quella che ha i giocatori più adatti ad andare in Champions League rispetto a Roma, Lazio e la stessa Atalanta, che a me non piace particolarmente. Ok, invece faccio la stessa domanda a Sodin, che magari ti può cedere il posto in Europa League o in Champions. Considerando che allora attualmente stiamo comunque ci sta Lazio e Napoli che hanno 28 partite come anche la Juve, quindi stiamo là, 51 punti non sono tanti, in questo momento siamo in Conference League, che bello, ma è l'unica che perché il Napoli mi sembra abbastanza proiettata bene, l'unica spero nella Lazio faccia qualche errore a questo punto, perché è anche quella più vicina, quindi se iniziano già a sbagliare loro, secondo me non sarebbe una cosa da sottovalutare. Poi certo, comunque vedi, c'è un divario tra il settimo e l'ottavo posto, cioè praticamente stiamo lì ormai, quindi bisogna solo sperare di riuscire a prendere qualche scontro diretto e giocarlo bene, perché altrimenti è la fine adesso. Il derby alla penultima, sì, però bisogna pure vedere come ci arriviamo. Adesso abbiamo l'infermeria abbastanza piena, quindi... Ma secondo me comunque per voi, cioè, ora non è un insulto perché io sono della Lazio, ma la Roma c'ha sempre avuto tantissimi problemi a livello fisico, proprio anche di giovani che si sono fatti male da giovani e poi gli hanno stroncato la carriera, o proprio durante le stagioni di infermeria la Roma è sempre quella, una tra le peggiori in Serie A, come posso dire. No, ma infatti, guarda, questa cosa qui la stavano proprio analizzando, c'era proprio un team di scienziati che stava analizzando il terreno di Trigoria per capire se c'era qualche problema con Trigoria, dove si allenano, per capire bene se c'era qualcosa. Non è saltato fuori niente di palese del perché potesse esserci una causa ambientale, del perché l'erba di Trigoria.
Quindi non ci stanno proprio scuse particolari in questo momento che possano giustificare il fatto che ci si infortuna parecchio. Siamo sfortunati, siamo sfortunati con i giocatori, semplicemente, penso. Vabbè, ma... ragazzi, allora, però posso dirvi una cosa? Mo, vedendola da esterno, no? Vedendo tutti i vostri commenti, ma anche dei precedenti ospiti e tutti i commenti che hanno fatto sulle squadre che sono sopra in classifica, tutti quanti non citano mai l'Atalanta, ma l'Atalanta, sì, cioè, secondo me lo metterà, scusate il termine, lo metterà in culo a tutti e secondo me andrà secondo, vi parlo da esterno. Intanto no? Continua a vincere. Esatto, cioè, capito, non si ferma. Non si infatti, ferma. Quando Luca Cohen parla del Napoli, non me ne vogliate, però secondo me l'Atalanta attualmente è molto superiore anche alla Juve. Non è anche se io temo la Juve, però per me l'Atalanta è un gioco che non tutti hanno in Italia. L'Atalanta gioca anche meglio dell'Inter, ragazzi. Guarda, però c'hai vinto. Vabbè, però c'hai vinto. Vuole poco, devo dire la verità, però... L'Inter è la dimostrazione che nel calcio conta vincere, però. Sì, io però ho visto Parma-Inter. Non è che abbiamo fatto questo grandissimo gioco. Poi ho visto Bologna-Inter. Idem, invece l'Atalanta gioca con una scioltezza incredibile, gioca di prima, vedo molte le sovrapposizioni, cioè sono bravissimi in tutto quello. Infatti, sì, però c'ha 13 punti meno dell'Inter, alla fine nel calcio contano i punti, non conta... Sì, però l'Inter ha quei calciatori lì che sono campioncini e l'Atalanta invece sono giocatori che nelle squadre grandi... Secondo me possono fare anche la differenza. Già uno come Zapata, Muriel, possono fare benissimamente la differenza, anche nell'Inter, nella Juve, nel Milan, ovunque. Ma infatti mi dispiace il fatto che invito sempre tifosi Roma, Milan, Lazio, Juve, Inter, no, anche del Napoli, ma non trovo tifosi... Ragazzi, mi dovete consigliare influencer dell'Atalanta, personaggi famosi che tifano Atalanta, perché non riesco a trovarli. Siamo ma non da è tre che settimane. Ce ne stanno, credo, sai. Non siamo da tre settimane, stanno. Non li troviamo. Oh, non lo so, se avete nomi, ragazzi, in chat, dite. Vabbè, contattiamo direttamente Gasperini, dai. No. Non viene, Gasperini. Ma è buono che viene qua, però. Almeno qualche piccolo lo prende anche lui, eh. Ok, Mario, nel caso ti invitiamo, va bene? Nel caso ti invitiamo, ragazzi, intanto mando il video di Napoli-Crotone. Questa volta purtroppo non ci sarà il commento di Federico Marconi, ma il commento di un telecronista di Sky, se non erro. Quindi niente, ci dispiace perché Federico non ha potuto, solo in Napoli, mentre per il resto sì. Linea alla partita Napoli-Crotone, una delle più belle di questa giornata. Corre forte il Napoli, rientrato con prepotenza nella lotta Champions. Oggi al Maradona c'è il Crotone di Cosmi, fanalino di coda, chiamato alla prova di carattere. Politano arriva lì a destra anche Di Lorenzo, ottima la finta, entra in area Di Lorenzo, appoggio dietro e arriva il gol del vantaggio. Di Lorenzo Insigne al 19esimo sblocca la sfida. Il capitano del Napoli sull'ottima iniziativa di Lorenzo. Insigne si è inserito micidiale col destro. Va via Mario Rui, Insigne orizzontale per Fabian Ruiz, 1-2 lungo, Insigne e poi Osimhen per il 2-0. Una grande azione quella del Napoli, assist di Insigne, gol di Osimhen. Raddoppio della squadra di Gattuso, rete numero 4 in campionato per il nigeriano, che deve solo spingerla in rete a porta libera. Messo giù Bakayoko, ma non c'è fallo, zanellato, zona tiro, pallone dentro per Unas, riesce a chiudere Di Lorenzo, poi Benali cerca spazio, il cross dall'altra parte, Simi! 2-1, Nuanco Simi segna sempre il numero 25 del Crotone e riapre la gara. 2-1,
il gol di Simi, numero 14 in campionato. Barriera folta, va Mertens, una pennellata quella di Dries Mertens, 3-1 Napoli al 34esimo. Dries Mertens. Politano si ferma il tunnel, poi Osimhen in area, Osimhen, Kordaz risponde, non è finita, Mertens traversa, manca la doppietta Dries Mertens, Mertens molto rapido, passare davanti a Golemic, alza troppo la sua conclusione, si stampa sul montante, Benali sul primo palo con coraggio di Lorenzo ad anticipare Luperto. Poi Vulic, Messias, Simi, in area Simi! 3-2, Nuanco Simi, dà ancora una speranza al Crotone, torna sotto la squadra di Cosmi che con grinta vuole spingere i suoi, altra doppietta di Nuanco Simi. Stacca di testa Molina. Maximovic attaccato, gli porta via il pallone Messias, in area Messias, 3-3, Junior Messias, il pareggio del Crotone con il brasiliano che fa festa tutta la panchina calabrese. Insigne torna dietro da Elmas, Di Lorenzo entra in area, uno contro uno con Zanellato, Di Lorenzo! Gran gol di Giovanni Di Lorenzo, ritrova il vantaggio il Napoli, 4-3. Ottima rete del terzino azzurro che è rientrato sul mancino. Il Napoli batte 4-3 il Crotone con il brivido. Decisiva la rete di Lorenzo. Ok, eccoci qui. Allora, voglio subito un commento dei napoletani per Nicola Maximovic, ovviamente pacifico. Speriamo che sia una delle sue ultime partite qui a Napoli, con affetto. No. Ma sì, guarda, che scadenza. Ma poi devo dire anche a Davide, grazie per Manolas, l'avete istruito bene in questi due anni. Fa 10 partite all'anno e poi fa le 2-3 cazzatine, le fa sempre ogni anno, quindi grande. Vabbè, ha solo i bei ricordi, Davide. Vabbè, sì, dai, Manolas. Sono ancora qui io, Manolas. Sono tutti i tifosi della Roma. Un commento su Maximovic. Vabbè, ma oramai Maximovic se ne deve andare, perché si è capito che ha la testa altrove, non sente più proprio la voglia di giocare, ma si vede, è palese, perché se fai questi errori quasi tutte le settimane significa che con la testa non ci sta in campo. È inammissibile, okay, che a quei livelli sbagli sempre le stesse cose, che cose, poi alla fine sono cose banali, sono cose semplici, quindi meglio che va via, troviamo un'altra soluzione che è meglio. Allora ragazzi, parlo soprattutto con i tifosi del Napoli, ma anche con gli altri ragazzi. C'è stato un giornalista, questo magari far storcere un po' il naso a Mario Inter, c'è stato proprio un giornalista campano, no, adesso non so se è tifoso del Napoli, Gianni Celli, non so se lo conoscete, ha detto testuali parole. Ve le leggo. Ci sarebbero... Il fa schifo. Ah no, scusa. Magari. Magari avesse detto. Magari. No. Avrebbe fatto pubblicità. Allora... Ci sarebbero alcune combinazioni per il Napoli per vincere lo scudetto. Mister, mister, voglio... Cosa ne pensi? Ma io non ho nulla di personale contro il giornalista Enzi, che tra l'altro è un uomo di grande cultura, però qualche settimana fa diceva che Gattuso doveva essere esonerato, diciamo che ha sparato una puttanata proprio a livelli astronomici, secondo me, da tifoso del Napoli, bisogna avere un po' di equilibrio, cioè per 4 vittorie consecutive bisogna stare un attimo calmi, da tifoso lo dico. Ma allora, la... Però se dobbiamo prendere proprio le, diciamo la frase per come sta, ha detto ci sono combinazioni, non ha detto... Vabbè, ma ci sono per tutti le combinazioni, cioè, ci sono 30 punti che mancano. Devo difendere il mio collega, signor mister. No, ci sta. Certo. L'ha detto un po', lo spero e spero che abbia ragione, farò, metterò una scommessa, guarda, se avrà ragione a fine campionato farò qualcosa per lui. Va bene, allora faccio una domanda a tutti ragazzi. Poi intanto se vuoi vai Anto,
Il Napoli, vi faccio sempre una domanda simile a quella di prima: a chi può togliere il posto lì in alto? Perché comunque, ragazzi, parliamo di Atalanta, che quasi sicuramente, per come abbiamo detto, può andare in Champions. Juventus, che se non va in Champions, va in rosso praticamente. Esatto. Poi chi c'è? C'è il Milan, che praticamente da prima andrebbe al quinto posto. Non lo so. Secondo voi, tra queste tre, chi cederebbe il posto a Napoli se dovesse andare tra i primi quattro parto posti? Io? Parto vai Mario, io. Vai Mario, Inter. Secondo me è proprio il Milan. Ok. Oh. Può essere. Perché comunque, se non sbaglio, c'hanno sia Juve che Napoli una partita in meno del Milan, beh. Allora, sì, Lazio sì, e Napoli, sì, pure Juventus. Pure la Juve. Loro. Sì, 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 ma Juve e Napoli, e Juve e Napoli devono insieme recuperare proprio il loro scontro. Appunto, però sta dicendo gli andrebbero a meno uno dal Milan, a quanto? Dipende. A meno uno, sì. La Juve a meno uno, il Napoli no. No, allora, anche Napoli. No, Napoli e Juve stanno a pari punti, sì. 56-56 stanno. Esatto. Quindi stanno lì, stanno... Allora ragazzi, vi pongo la domanda dopo perché è arrivato il nostro ospite. Prima di tutto ve lo presento tramite un video. Ok. Va bene? Poi ve lo faccio entrare e lo conoscete tutti quanti qui in live. Mando il video di personalmente editato, vorrei dire. Personalmente editato del buon Emanuele Calaiò. Andiamo a gustarci questo video. Eccolo qui ragazzi, vai Emanuele, eccolo qui ragazzi, buon Emanuele Calaiò, un saluto da parte di tutti. Emanuele, ci sei? Ci senti? Ci sono, buonasera a tutti. Grande. Buonasera Emanuele. Piacere. Quanti siete? Siamo un bel po'. Tutto bene intanto, questa è la cosa più importante. Bene, tutto a posto, grazie. Continuiamo fortunatamente a lavorare perché comunque il calcio non si è fermato. Certo. Allora, innanzitutto ti volevo ringraziare per essere venuto qui al Fustalk. Siamo veramente onorati nell'ospitarti perché comunque hai fatto la storia del Napoli, da calciatore hai fatto la storia del Napoli segnando comunque un bel pezzo di storia, come dicevo. Sappiamo anche che tuo figlio ci segue, ne approfittiamo per salutarlo, un saluto a Jacopo. Mi segue tantissimo, grazie a voi per l'invito comunque. Ok. E niente, io direi subito di partire con un po' di domande, abbiamo preparato un po' di domande per te Emanuele, se vuoi risponderci, sì, assolutamente, con piacere. Allora, un attimo solo. Se l'ha ascoltato. Esatto. Allora, volevo subito domandarti una cosa di Gattuso. Cosa ne pensi in generale su questo Napoli del buon Gennarino? Ma guarda, io vado un po', diciamo, controcorrente rispetto comunque a quello che comunque può dire una parte della tifoseria. A me Gattuso piace molto come allenatore perché è un allenatore che ci mette passione, è tatticamente molto preparato e lavora molto sulla testa dei giocatori. Infatti, anzi, c'è da fargli comunque un applauso per come si è comportato come uomo, perché c'è stato un periodo che la società l'ha lasciato praticamente solo e comunque lui con la passione e con il lavoro e con l'aiuto della squadra è riuscito comunque a superare questo momento. È chiaro che ogni allenatore ha un modo di giocare diverso, tutti quanti
tutti quanti volevano, adoravano Sarri, è un gioco completamente diverso, però alla fine lui ha dimostrato che ci sa fare e ha dichiarato che se la squadra non era con lui, lui si dimetteva, invece la squadra è con lui e veramente si sta comportando veramente da uomo e speriamo che raggiunga l'obiettivo, l'ultimo che è rimasto, che è quello della Champions. A proposito di Champions, se questo Napoli dovesse arrivare in Champions, appunto, confermeresti Gattuso? Vabbè, penso di sì, dopo le tue parole. Ma guarda, io lo confermerei, l'unica cosa è non so se a fine stagione, sia con la Champions o senza Champions, ci sarà divorzio tra Gattuso e la società, perché penso che Gattuso un po' se l'è legato al dito per quello che è successo un mese fa con il presidente De Laurentiis, che mentre comunque lui si allenava la squadra e cercava di ottenere risultati, lui forse stava cercando qualche altro allenatore. Quindi può darsi pure che, per la personalità forte che c'ha Gattuso, può darsi pure che si qualifica in Champions, però alla fine andrà via. Però tutto può succedere, sai, alla fine sono i risultati che contano, quando poi ottieni il risultato tutto può cambiare, si può risolvere magari il rapporto tra di loro. C'è stato un gol ieri da parte di Osimhen con quell'assist magnifico di Insigne, penso tu l'abbia visto, Manuele. Sì. E un consiglio che daresti ad Osimhen, e ti faccio anche un'altra domanda: secondo te potrebbe diventare un vero bomber? Ma guarda, io penso che bisogna ancora aspettarlo questo ragazzo, perché questo calciatore ha giocato in altri campionati, ma venire a giocare in Italia è completamente un'altra cosa. In Italia abbiamo un campionato un po' più tattico, diciamo che lui, quando giocava in Francia, era libero di fare quello che voleva, era più un cane sciolto. Invece qua in Italia si cerca sempre di educare calcisticamente i giocatori. E penso che ancora Osimhen in Italia deve crescere tanto. È chiaro che sinceramente mi aspettavo un po' di più per quello che è stato pagato e per quello che è stato investito su di lui, però come è successo per Lozano, che l'anno scorso tutti lo davano per morto, un investimento sbagliato, il secondo anno ha dimostrato, insieme con l'aiuto di Gattuso, a fare ottime cose. Quindi può darsi pure che Osimhen il secondo anno faccia sempre meglio, perché tu sai benissimo quanto è difficile venire a giocare in una piazza come Napoli. Certo. Però lo stiamo aspettando, deve ancora migliorare, perché deve migliorare spalle alla porta, nel difendere palla deve migliorare tecnicamente, a chiudere gli 1-2 con gli altri compagni. Noi l'abbiamo visto nelle vesti di un contropiedista e basta, deve ancora migliorare molto. Certo. E ragazzi, allora dico questa cosa in particolare ai napoletani: se volete fare qualche domanda ad Emanuele, ma anche altri tifosi che sono qui presenti al Fuse Talk, ci sono. Vai Mirko, prima allora, domanda, vai. Premetto che io sono diventato tifoso del Napoli a una partita di Serie C, Napoli-Massese 1-0, gol di Calaiò. Cioè, da quella, quindi... già dice tutto. È una domanda per Emanuele. Sì. La domanda è questa qui: in quale Napoli degli ultimi anni avresti voluto giocare, oltre ovviamente quella che hai giocato tu anche con Cavani, eccetera? Ma guarda, per le mie caratteristiche, per il mio modo di giocare, mi sarei divertito col Napoli di Sarri, perché comunque Napoli di Sarri, tutte giocate di prima, palla raso terra, senza mai alzare la palla. E a me, che mi piaceva molto venire a giocare, non ero una punta come poteva essere il Pampasosa o Bucchi o Zalaia, a me mi piaceva proprio muovermi e mandare in gol gli altri compagni, e mi piaceva proprio la palla a terra, e diciamo per il modo come giocava Sarri mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ottimo. Ci sta. E Manu, a proposito di questo, volevo fare io una domanda, visto che hai citato un po' di calciatori
E sappiamo che il tuo rapporto con Reja è stato un po' di amore ed odio, ok? Sì. Perché comunque Serie C e Serie B sei stato fondamentale, hai fatto la differenza. Ecco, in Serie A, quell'anno lì, io ricordo perché ero proprio un tuo fan, sei stato il mio idolo. Com'è stato appunto il rapporto con quell'allenatore? Cioè, come lo puoi descrivere oggi a distanza di un po' di tempo? Ma guarda, come dicevi tu, è stato un po' un amore odio, perché comunque, sai, da una parte abbiamo vissuto dei momenti bellissimi vincendo due campionati, facendo ottime cose, mi ha sempre fatto giocare, non ho mai perso, una partita. Diciamo che il mio rammarico più grande della mia avventura a Napoli è non aver potuto avere l'opportunità di dimostrare anche in Serie A, perché non mi è stato dato modo di giocare 5, 10, 15 partite in Serie A, che magari potevano capire se io potevo essere l'attaccante del futuro del Napoli. Non ho avuto la possibilità, e diciamo un po' con Reja è stato quello un po' il fatto che abbiamo un po' litigato, perché comunque avevamo dei confronti, perché comunque in 2 anni, ho fatto in 2 anni e mezzo quasi 50 gol, è un peccato non avere l'opportunità in Serie A. Però sai, gli allenatori poi vivono il calcio diversamente, ogni allenatore ha i suoi metodi. Lui in Serie A preferiva un attaccante di peso, alto fisicamente, che poteva giocare con Lavezzi. Lui diceva che Lavezzi non potevamo giocare, e prese Zalaieta, dopo gli è stato consigliato da Capello, e poi io a fine anno, poi ovviamente io ero nel pieno della maturità e volevo andare a giocare, e Certo. poi ho fatto le mie fortune andando a Siena. Certo, quindi implicitamente la risposta mi sembra ovvia, però credo che con un altro allenatore, forse almeno in quei primi anni di Serie A del Napoli, la storia sarebbe stata diversa. Sì, forse con un altro allenatore magari ci sarebbe stato un po' più, diciamo, di coerenza, un po' più, di stima. Cioè, è come se io avessi avuto magari un altro allenatore dove ci ho vinto due campionati, ero la punta di diamante, dove avevo fatto un sacco di gol, penso che almeno al primo anno l'opportunità me l'avrebbe data. Verissimo. Ci sta Adesso se il posso una discorso. domanda Ma è come io. Ale, Vai certo. Ale, dai. Emanuele, scavando un po' nel tuo passato, nei tuoi ricordi a Napoli, io ti volevo chiedere per te qual è stato il gol più bello e quello magari più importante, ovviamente, del Napoli per te durante la tua carriera. Ma io penso che non è stato un gol straordinario, però per importanza, per bellezza e per emozione e per quanta gente c'era allo stadio quel giorno, penso che Napoli-Lecce è stata la giornata più bella, che è stata comunque la vittoria che ci ha portato poi. Esatto, questo Antonio fa vedere la maglia Guarda, dell'anno, quello era l'anno. questa la comprammo. Mirko c'ha la seconda La maglia. Con quella seconda. maglia lì giocaste poco quell'anno. La Sì. comprammo. Io avevo 15 anni, Mirko forse un pochino più piccolo. È stata una delle mie prime maglie comprate proprio con affetto. E quell'anno lì, come dicevi tu, quella partita, infatti, per tutti gli altri, anche un po' più piccola, è la partita di quella coreografia che fece Coreografia, l'incubatriamo. esatto. Quella è stata, cioè, per esempio, io adesso rivedo tante volte, magari mi mandano dei messaggi. Mi mandano dei video con i gol fatti a Napoli, mi fanno piacere, però quando poi rivedo quel gol con Lecce vengono ancora i brividi per il boato che c'è stato quella giornata, con quella coreografia magnifica, ed è stato emozionante. Lì mi scese la lacrima, devo dirlo, perché in quel periodo là avevo pianto con il playoff di Serie C quando perdemmo con l'Avellino, e là perché là capimmo che appunto ormai era quasi fatta per la Serie A, quindi grazie, che da già No, no, dice, è grazie. stato bello. Pensa che è stato un peccato che quegli anni lì Jacopo, mio figlio, era ancora piccolo. Sì. Perché se tu lo vedi adesso, che è malato del Napoli, ci soffre proprio. Se magari fosse stato un po' più grande e io ancora giocavo nel Napoli, penso l'avrebbe presa diversamente. Però.
diciamo che è stato un mio tifoso, Jacopo, in primis. Ok, ok. Queste, ragazzi, sono emozioni, emozioni. Questa è la storia del Napoli e dei napoletani. Lo vorrei Posso sottolineare. Fare una domanda? Certo, Mario, questo volevo... Allora, arrivare, vai. Salve. Allora, ciao. Tu hai calpestato tanti campi di calcio. Sì. Qual è il campo più bello che dove hai giocato? E poi, no, ne ho anche un'altra domanda del Napoli attuale. Cosa ne pensi di De Laurentiis? Allora, come prima domanda, io penso che giocare a San Siro alla Scala del Calcio è la cosa più bella che c'è, perché cioè, ti trovi quello stadio bellissimo sia dal di fuori che dentro, tutto attaccato, e ti senti proprio il boato della gente. Io mi ricordo quando l'Inter fece il triplete, no? Che c'era una marea di gente, penso che giocare a San Siro è il sogno di ogni ragazzo. Per quanto riguarda De Laurentiis, penso che De Laurentiis è in primis un imprenditore, è un presidente che sicuramente guarda più ai bilanci che magari al voler provare magari a vincere subito lo scudetto, a dare magari ai tifosi dei giocatori, dei top player, perché da una parte c'ha ragione, perché con tutto quello che succede negli ultimi anni, che le società falliscono e hanno problemi, hanno debiti, il Napoli è una delle società in Europa dove ha i bilanci migliori, e quindi sta facendo benissimo il suo lavoro. Però è chiaro che c'è poi un'altra parte della gente che giustamente, dopo tanti anni, l'ultimo scudetto lo vinsero quando c'era Maradona, e penso che magari i tifosi adesso hanno voglia comunque di provare a rivivere quei momenti, perché Napoli e la piazza di Napoli se lo merita. Però Bomber, ammetti che bastava poco, un minimo sforzo in più del Napoli di Cavani per arrivare a vincere quello scudetto che mancava da parecchio tempo? Guarda, per me virtualmente il Napoli lo scudetto l'aveva vinto con Sarri, perché sì, secondo me ci sono state delle cose sotto, partite magari aiuti soprattutto su magari sulle altre squadre che erano davanti. Arway! No, è il tifoso della Juve, ragazzi. Tutto a posto? No, perché secondo me anche quelle partite che secondo me no, si dovevano fare con gli stessi orari, poi sono stati cambiati i giorni, hanno posticipato la partita, quindi è stato un peccato, perché poi alla fine il Napoli si è mangiato lo scudetto con la Fiorentina, sì, quando ha perso a Firenze, ed è stato un peccato perché... Ma il Napoli, guarda, ha sempre fatto ottimi campionati, e se voi ci fate caso, il Napoli ha sempre perso i punti con le tra virgolette piccole. Ed è sempre stato un peccato, e deve avere più continuità. Bomber, quanti gol hai fatto in Serie A? Allora, in Serie A ne ho fatti 56. Oggi ne hai fatto un altro dopo questa dichiarazione. Questo è un altro gol in Serie A. Ma la tripletta oggi proprio hai fatto un bel gol. Dopo questa dichiarazione, per me è un bellissimo gol. Grazie, Bomber. Ok, ragazzi, se volete fare una domanda agli altri ragazzi, altrimenti è una domanda dagli amici da casa. Se posso farne una io, come no? Allora, vai, Luca. Ciao, Emanuele. Piacere. Ciao. Volevo chiedere, se dovessi scegliere solo un attaccante del Napoli attuale con il quale ti piacerebbe giocare? Ma guarda, io sinceramente ho avuto la fortuna di giocare con Lorenzo, ho giocato con Mertens, ho avuto la fortuna di giocare con Higuain, con Cavani, e alla fine non ho giocato con Osimhen, che diciamo è Petagna, che sono diciamo in ora gli attaccanti del Napoli, però alla fine io ho avuto la fortuna di giocare con tutti, avere l'opportunità di giocare con Cavani e con Higuain è stato bellissimo per me, anche se diciamo
quello che mi sono trovato di più è il compagno che per me è stato un campione vero, che mi trovavo alla grande, è stato Hamsik, anche se aveva un ruolo diverso, ma comunque per me era un campione perché aveva dei tempi di inserimento, una verticalizzazione e poi faceva da mezzala, faceva 15 gol a campionato. E dopo 2 anni che ci ho giocato insieme non capivo ancora se era destro o sinistro per quanto calciava bene con tutti e 2 piedi. Quindi ho avuto l'onore di giocare con giocatori di alta qualità e bisogna ringraziare anche Benitez, che quando ha allenato il Napoli ha portato giocatori di spessore come Carayon, Albiol, Higuain, Reina, Koulibaly, tanti giocatori che grazie a lui sono arrivati. Allora, ti leggo una domanda che stanno facendo gli amici da casa, vabbè che te l'hanno fatto in migliaia, ma com'è nata l'esultanza dell'arciere? Ma guarda, è nata che eravamo a cena con degli amici a casa, cercavamo un'esultanza diversa da tutte le altre, no? Perché all'epoca si vedeva Toni che faceva Sì, così, di Totti che violini. fa. Totti che faceva il ciuccio e Gilardino che faceva il violino, e piuttosto che imitare magari le altre persone cercavo un'esultanza tutta mia per la curiosità che un domani, magari appena comunque smettevo, c'era magari qualche ragazzo che poteva imitare la mia esultanza. E poi con un mio amico ne parlavamo e diceva: ma perché non ti inchini e fai tipo Cupido, no? Che lanci la freccia ai tifosi, come se gioissi insieme a loro, mandi questa freccia nel cuore dei napoletani. Ed è stato bello perché l'ho iniziato a fare e la settimana dopo, in un posticipo che era un Napoli Reggiana in Serie C, che vincemmo 2-0, là ci fu la mia prima esultanza così, che poi alla fine Di Marzio l'ha resa pubblica, poi è andato il mio soprannome per tutti gli anni, Ho diciamo. ancora il biglietto di quella partita. Napoli-Reggiana, grazie. Mamma mia. C'è Sì. roba che in Serie C, ma non c'è stato. Cioè, magari No. anche in questi tempi il San Paolo non sempre è sempre stato pieno, no? Là in Serie C c'erano 50.000 persone, Ma guarda, Napoli-Reggiana, io sempre. non voglio essere di parte perché qua ci sono altri vostri amici, ragazzi che sono dell'Inter, del Milan, della Roma, però io penso che i napoletani, i tifosi del Napoli, penso che hanno una marcia in più sotto questo aspetto perché fare 68.000 persone a una partita di Serie C vuol dire che c'è tanta passione per appartenenza alla maglia, affetto, cioè, c'è tutto. Quindi comunque c'è da fare un... Ed è difficile in questo momento per il Napoli giocare senza pubblico perché veramente sarebbe il dodicesimo uomo in campo. Certo. E Io invece. volevo dire una Ah, cosa. vai, entrambi, vai, Perché laziale proprio romanista, vai. me l'hai attaccata perfetta perché si è parlato dell'esultanza, ok, la tua. Io avevo quando giocavo a calcetto, c'avevo un paio di amici che poi tra l'altro solo uno tifava Napoli, mentre un altro era milanista, io romanista appunto. Però quando segnavamo così nelle partite di calcetto, facevamo la tua esultanza, proprio per orgoglio nazionale, facevamo l'arciere di Calaiò ci divertivamo un sacco. Appunto, è questo il Obiettivo. motivo perché Il l'obiettivo piano ha mio, che era funzionato. il piano, ha Esatto. funzionato Sì. perché alla fine era quello il mio intento, che alla fine un domani c'erano dei ragazzi che potevano comunque esultare come magari esultavo io. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Vai Edo, se volevi fare una Allora, domanda. intanto piacere. Ciao. Volevo sapere cosa ne pensi dell'Italia di adesso, che a breve ci sarà l'Europeo. Che ne pensi? Ennesimo flop oppure... Ma io penso che ci divertiremo invece tantissimo perché secondo me Mancino è un allenatore preparato e poi abbiamo dei giovani molto ma molto interessanti. E cioè, alla fine abbiamo dei giovani che stanno crescendo benissimo, abbiamo quei 3-4 senatori che stanno benissimo, abbiamo un buon mix di giovani e gente di esperienza. Davanti con comunque Berardi, Immobile, Belotti, Insigne,
possiamo fare veramente paura. Verratti, Pellegrini, ci abbiamo quantità e qualità in mezzo al campo. Dietro comunque ci stanno i senatori come Chiellini, come Bonucci, ci abbiamo Donnarumma in porta, Spinazzola che è un treno, cioè, comunque abbiamo secondo me una buona squadra e ci possiamo togliere buone soddisfazioni per l'Europeo. Okay, invece... Però... Prego, prego, vai Sespo. No, no, dico l'ultima è che questa qui, boh, non so, cioè, mi interessa molto. Il giocatore più forte che ha mai incontrato, cioè che ha mai... incontrato, giocato contro, però non insieme, che te lo guardi e dici oh mio Dio, ma quanto è forte questo, ci sarà stato, cioè tipo sì, ma ce ne sono stati tanti, uno che lo vedi e dici, ci ripensi e dici ammazza, questo qui proprio non gli togli, cioè lo vedi contro e facevi wow. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare contro Ronaldinho. Ronaldinho è stato il giocatore che mi ha impressionato di più, perché faceva delle robe con la palla, ma per lui era come se stava giocando in spiaggia, capito? Per lui era un divertimento, faceva questi doppi passi, tunnel, ti metteva la palla e te la faceva uscire da un posto dove non c'era proprio uno spillo di spazio. Era un giocatore straordinario, anche Seedorf stesso, un giocatore, Zanetti, cioè giocatori straordinari, ce ne sono stati tanti, però penso che Ronaldinho per la tecnica è quello più forte. Poi anche, sto parlando di qualche anno fa, vedere Ibrahimovic, vedere una statua così gigante, sì, vicino a me, era, stiamo parlando di 12-13 anni fa, e l'Ibrahimovic di quando era un po' più giovane, veramente faceva delle cose assurde. Hai giocato anche con Ronaldo il fenomeno, giusto? Il Milan-Napoli 5-2. Il Milan-Napoli 5-2 hai giocato, sì, anche con Ronaldo. Sì, sì, però... sì, però quella partita non giocai. Cioè, entrò Capparella, Reia fece entrare Capparella, ti dico solo questo. Cioè, buon Marco, per carità, anche lui ha dato tanto al Napoli, però... Cioè, per farvi capire, però alla fine io tutti parlano di Cristiano Ronaldo, ma io penso che il vero fenomeno Ronaldo era quello là. Madonna mia! Finalmente! Finalmente! No, io penso che il Ronaldo di una volta, il Ronaldo fenomeno, quello vero, è quello là dell'Inter, perché... Scusa Emanuele, ma uno come Ronaldo il fenomeno che veniva marcato da Nesta, Cannavaro... Cioè, non si discute i difensori di oggi, ma quelli erano, quelli lì marcavano a uomo. Ora invece si marca più a zona, sbaglio? No, no, ma alla fine, appunto per questo ti dico che Ronaldo, secondo me, era molto più forte, perché all'epoca c'erano difensori, veramente erano dei top player, difensori come Samuel, come Montero, come Nesta, come Cannavaro. Cioè adesso... Io vedo molte partite di Serie C, di Serie B, di Serie A, il livello si è un po' abbassato rispetto a qualche anno fa, quindi penso che adesso magari per Cristiano Ronaldo magari è più facile segnare in Italia adesso che magari qualche anno fa, il fenomeno magari faceva un po' più fatica, ma grazie alle sue doti ha fatto delle cose straordinarie. Avevo una domanda per Emanuele. Vai, visto che comunque ci ha giocato anche insieme, e facciamo caso che magari a fine stagione Gattuso possa andare via, come vedresti un De Zerbi sulla panchina del Napoli? Ma guarda, questa domanda me l'hanno fatta altri giornalisti in questi giorni, anche nelle trasmissioni. Io penso che se il Napoli non dovesse andare in Champions, e comunque se non va in Champions, comunque deve rifondare un po' tutto, perché ovviamente non ha tanti soldi da spendere, quindi magari deve mandare via un po' di top player e fare una squadra prendendo ragazzi un po' più giovani, che magari non costano tanto, e deve prendere anche un allenatore giovane di prospettiva. Io penso che De Zerbi sia l'uomo giusto, perché a parte che lo conosco come persona, ha un carattere forte, di personalità forte, per Napoli sarebbe perfetto. Poi lui conosce la piazza, ci ha vinto un campionato insieme a me,
E poi per come gioca il Sassuolo, per le caratteristiche che servono a lui, penso che Napoli ha la squadra adatta a lui per come gioca lui. Speriamo. Cioè, avevo l'ultima domanda io. Vai, vai, okay. Come no, vai, vai, vai. Ancora, allora. Hawaii è ancora arrabbiato per l'attore di Ronaldo. No. Sì. Allora, ciao Emanuele. Ciao. Volevo chiederti, secondo te, visto collegando il discorso di Cristiano Ronaldo e il campionato attuale, quello che insomma si può reputare anche difensivamente un pochino più arretrato rispetto agli anni scorsi, chi è secondo te in questo momento l'attaccante più forte in Serie A? E se proprio me la vuoi aggiungere collegando questo discorso, quale sarà la classifica finale delle prime quattro? Vai. Allora, mi dispiace per il nostro amico laziale, però io penso che attualmente Lukaku è l'attaccante più forte del campionato, perché... Certo, te l'ho detto io! Perché Lukaku ha uno strapotere fisico incredibile, se magari c'è una partita sullo 0-0, lui ti può cacciare dal cilindro la giocata, magari si... È uno scatto in progressione che si porta dietro due o tre giocatori e in area di rigore si fa sentire, e penso che il campionato dell'Inter lo sta dimostrando e devono ringraziare sicuramente Lukaku e Lautaro che si compensano proprio davanti, sono un'ottima coppia, però ovviamente io sono anche un po' di parte perché comunque conosco bene Ciro Immobile e penso che anche lui sta facendo cose comunque straordinarie. E poi tra le prime quattro io penso vabbè, Juve, Inter, spero Napoli e Atalanta. Io penso che forse il Milan possa avere magari un calo in queste ultime partite. Ci può stare, anche se attualmente il Napoli deve scalare una grossa montagna, perché attualmente si trova dietro. E mercoledì è una partita che pesa tanto con la Juve, è una partita che conterà tanto ed è molto difficile per il Napoli, perché sicuramente la Juve ci avrà il dente avvelenato di queste ultime due partite e non sarà facile. Un pronostico, Emanuele, proprio secco? Io ovviamente da tifoso mi augurerei che vince il Napoli, però secondo me sarà un X quella partita. Mi va bene. Perfetto. A me va benissimo un X. Vabbè, ma anche al Napoli penso che sì, a noi va bene. No, vabbè. No, oh, ragazzi, va bene a voi, va bene anche a me. Vabbè, penso che tu puoi essere al sicuro perché già l'hai vinto lo scudetto. Meno male. Penso che se vi dovete suicidare, se non lo io credo, io credo che dopo questa live mi faccio il poster di Calaio qua dietro, perché guarda ma lo sai perché te lo dico? Perché tu lo sai che uno dei miei allenatori, i miei preferiti, mi dissocio, ragazzi, ovviamente Monte, che abbiamo vinto il campionato, quindi so come lavora e in questo momento è carico a pallettoni, quindi secondo me ai giocatori sta facendo proprio una testa di rimanere sul pezzo, lui le vuole vincere tutte conoscendolo, penso che l'Inter col fatto che non ha neanche partite in Europa, in Champions, in Europa League, possa concentrarsi solo al campionato e i punti sono tanti rispetto alle altre. Allora mi puoi dire un'ultima cosa su Antonio Conte, tu conoscendolo? Sì. Questo mister è un allenatore che metti caso sei sotto all'intervallo negli spogliatoi, è uno aggressivo o è uno che cerca con la calma di farti capire? Ma che domande fai, Mario? No, perché con la calma è molto aggressivo, è un tipo molto aggressivo. Vabbè, le cazziate le fa i giocatori, non ti preoccupare. Vabbè, si deve fare così. Già si sapeva. Allora, Emanuele, ti faccio una delle ultime domande. Un po' in ambito personale, questa, hai dei progetti futuri o non ce li vuoi svelare, qualche sogno nel cassetto, sei libero di non rispondere?
No, no, assolutamente ti rispondo perché alla fine, sai, i miei progetti comunque riguardano sempre il calcio, che è quello che ho fatto per una vita, quindi adesso lavoro con la Salernitana, che faccio lo scouting per la prima squadra, l'anno scorso ho fatto il responsabile del settore giovanile, sono tutti lavori che mi servono per fare un ruolo dirigenziale, perché io in futuro voglio fare il dirigente, il direttore sportivo, il dirigente a livello tecnico, ovviamente con la prima squadra, dando tutta la mia esperienza in tutti questi 20 anni che ho girato, e quindi queste cose a me servono, quindi in futuro vorrò fare sicuramente un ruolo, sai, questa figura che si vede adesso che si chiama il club manager, che è una figura come lo è tipo Nedved alla Juve, come sì. Zanetti all'Inter, come Maldini al Milan, no? È una figura che, diciamo, che dà un giudizio tecnico, interviene sul mercato, parla con l'allenatore, fa, diciamo, tramite spogliatoio società. Quella è una cosa che mi piacerebbe fare. Io in questo momento sono svincolato, se serve qualcuno, tanto io parametro zero posso venire se mi serve un po'. Sei pure giovane. Io giocavo. Ma che giocavo? Sotto casa. Alla PlayStation. Sotto casa ero pure forte nel parchetto. Napoletano. Cioè, una bella partita di calcetto. Magari. Quando si potrà. Se serve a parametro zero, io ci sono, io lo dico. Esterno, attaccante, centrocampista, difensore, qualsiasi, porta borracce. Ci sono. Mai dire mai. Ok, napoletani, mi dovete dire una cosa, ovvero Mirko, sì. Ale e mister. Sì. Chiudete gli occhi. Il Vai. Primo ricordo che avete di Emanuele Calaiò, il più bello. Io già l'ho detto, è quello di Napoli Massese, è indimenticabile, okay. Perché mi ha formato come tifoso. Ale? Io dico Napoli Perugia 2-0, il colpo di testa, il gol che ci ha praticamente aperto. Esattamente. Vincemmo il campionato, sì. E andammo in Serie B, questa è anche la maglia, infatti, lo sponsor Lete, a cui sono attaccatissimo, e credo sia il ricordo veramente che più mi tiene al Napoli, soprattutto perché da quel momento sono diventato tifoso attaccatissimo alla squadra, anche perché ero abbastanza piccolo, avevo 9 anni, quindi da lì ho iniziato a essere tifosissimo. Antonio? Beh, prima abbiamo detto Napoli-Lecce, quindi non mi voglio ripetere e ti dico, Emanuele, quel Livorno-Napoli, dove tu hai fatto una doppietta in Serie A, praticamente mancavano sia Lavezzi e Zalace, quindi Rey è stato obbligato. A schierarti, cioè, o schierava un ragazzo della primavera o schierava lui, e fece 2 gol, vincemmo 2-1 grazie a lui, segnò anche diamanti su punizione per il Livorno, sì. Fece il suo primo gol in Serie A, e là è come se mi sono rivisto nella tua esultanza, cioè esultato di rabbia come esultato tu. Perché là è una partita dove me l'hai fatta ricordare, quella, diciamo, che è stata una sorta di rivincita per me. Riscalto, Alla fine come media gol ero il primo in Serie A, perché alla fine ho giocato 2-3 partite, nella seconda partita titolare ho fatto doppietta, è stata una rivincita per me, infatti si vedeva comunque dalla mia esultanza che c'avevo una rabbia in corpo incredibile. Ma guarda, io ti ripeto, fosse stato per De Laurentiis, no, lui non mi voleva fare mai andare via. E poi quella è stata una scelta mia, perché io ovviamente volevo giocare, ma Correia aveva altri progetti, quindi con Livorno è stato bello, mi sono preso una bella rivincita. Bello. Allora Emanuele, noi ragazzi del Fuse Talk ti ringraziamo veramente di cuore per aver partecipato a questa trasmissione comunque sul web. Personalmente sono molto onorato, quindi ti ringrazio veramente di cuore, ovviamente grazie anche a voi. Tutti gli altri. È stato un piacere. Grazie a voi per te, a tutti, e in bocca al lupo per le vostre squadre, e speriamo di rivedersi presto dal vivo. Allora. Dai, magari organizziamo qualcosa, dai, dal vivo. Magari. Ci farebbe molto piacere. Ciao Emanuele, grazie mille. Un abbraccio a tutti, grazie. Un saluto a Jacopo. Ciao. Va bene. Ciao. Ok.
Mamma mia, ragazzi. Che forte, Calaiolo. Ritorniamo un attimo a No, dall'altro molto noi. simpatico pure. Sì, molto, molto alla mano, Disponibile molto umile come soprattutto come persona. E niente, ragazzi, io direi di continuare con il nostro Fistalk, perché il Fistalk non finisce qua, perché parliamo di Lazio, di Roma, di Inter e di Torino-Juve. Yeah, Attenzione. aia. Aia. Però andiamo con calma e partiamo da Lazio-Spezia, con il commento tecnico, ma non è tecnico, commento e basta, Tattico. di Federico Marconi. Ma ci sta, guarda. Settimane difficili in casa Lazio a livello di primavera, a livello extracampo, infatti il tutto è cominciato con il saluto anche da parte dei protagonisti a Daniel Guerini, poi il campo e una Lazio arrembante per dar continuità alla pre-pausa con un Immobile che voleva ritrovare il gol ma qui si è reinventato assistman, Correa ha fallito però la grande occasione nel primo tempo, ci riproverà anche nel secondo facendosi però ipnotizzare dal portiere, non riuscendo nemmeno a servire il compagno lì vicino, un Correa che in zona porta, insomma, non era nella sua migliore giornata. E allora decide di reinventarsi anche lui, assistman, perché alza la testa, guarda Lazzari, lo manda in porta. Il 29 corre tantissimo e poi con il piattone trova il gol dell'1-0, quello che porta avanti la squadra di Inzaghi. Quello apparentemente pesantissimo contro un avversario, lo Spezia, che in campionato ha messo in difficoltà le big e che fino alla fine voleva giocarsi la partita. Così è perché nell'ultimo quarto d'ora gli ospiti riescono a rimetterla in piedi e guardiamo come. Jasi dalla sinistra, pennella il cross, Verde in rovesciata, batte Reina e segna un gol straordinario per l'1-1. Aveva segnato alla Roma in Coppa Italia, di fatto eliminandola. Lui che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, praticamente un derby per lui. Segnare così alla Lazio sicuramente ha un sapore speciale. Per l'esterno spezzino, rovesciata da incorniciare, ma che purtroppo non basterà perché sull'azione successiva c'è un contatto dubbio in area, in particolare si allunga una maglia. Tutti i giocatori della Lazio sono a protestare, dinamica non chiarissima, ma il direttore di gara al VAR vede qualcosa di irregolare e assegna il penalty ai ragazzi biancocelesti dal dischetto, come sempre. Dall'ottantesimo in su si presenta Felipe Caicedo, rincorsa, Mancino e rete del 2-1 definitivo. La Lazio soffre, ma vince in casa contro lo Spezia. Sei Spo, c'avete un bucio, c'avete, sembra l'ultimo in zona Caicedo, eh? Ma questa è la nostra tattica in realtà. Com'è la vostra tattica? Però non va, non va sempre bene la tattica così, No, ma eh. in realtà facciamo credere agli altri che possano avere qualche chance. E poi alla fine Caicedo dice, vabbè dai, inizia a giocare. No, è vero, allora, in realtà meno male, meno male. Io vorrei dire una cosa e vorrei sentire anche il vostro parere. Sicuramente molti della chat mi andranno contro, ne stavo parlando l'altro giorno con Sickwolf. Secondo me Lazzari è da portare all'europeo. Non Però è. quando l'ho detto, molti mi dicono ce ne sono molti più forti di Lazzari. E Però chi secondo me. sono? E chi sono, Sespo? E infatti. Guarda, ti dico che io ne stavo parlando l'altro giorno con Sikulf proprio e lui pure mi ha detto, guarda, perché pensando a com'è Mancini, eccetera, di qua, di là, Lazzari non verrà portato. Però ti dico, io che vedo partire la Lazio, secondo me quello che ti può dare uno sprint in più, purtroppo in questo momento, cioè, Correa non sta dando il massimo, cioè l'ultima partita si è visto che non ha giocato benissimo, però succede. Immobile purtroppo adesso non sta facendo più come prima, 7 gol e mezzo a partita, vabbè ci sta. E vabbè sì, cioè, abbiamo tanti buoni giocatori, però Lazzari secondo me cioè, fa la differenza alla Lazio e potrebbe anche dar quello sprint in più all'Italia che non so, ditemi voi. Portare Lazzari, secondo me, vuol dire a questo punto non portare Di Lorenzo. Però Quella è la cosa. pure Di Lorenzo è. Cioè, capito? Nel senso, però, perché stavo parlando di Lazio, Lazzari che ha segnato il gol dell'1-0. Lazzari che ha dato, che poi non si è vista una capocciata alla Zidane. Sì. Però Lazzari secondo me va portato all'Europeo e Lazzari, a
ha dimostrato tanto nell'ultimo anno alla Lazio. Forse un po' penalizza un po' il modulo dell'Italia. Cioè lo penalizzerebbe. Secondo me per Mancini e me, cioè secondo me preferisce più Calabria del Milan. Ma si è fatto male Calabria, eh? Cioè è difficile adesso che ritorni in piena forma, perché si è operato Calabria. Neanche per giugno? No, no, all'europeo penso che andrà, però si è operato, quindi valutare un'alternativa per me è importante. Rui, tu cosa ne pensi? Per il modulo, solo per il modulo non lo porterei. Però vabbè, giudicare le scelte di Mancini lo sapete, anche l'ultima Bernardeschi-Politano, insomma, penso che... bisogna dirlo. Quindi... Lo dice lo Juventino, lo dice quindi, lo Juventino. Penso tutti, cioè senza... Comunque no, dico, ovviamente okay, avete ragione per il modulo, però magari, vi faccio un esempio, Lazzari sapete che è un giocatore molto, molto veloce, che non si stanca mai, anche... lo fa entrare al 60°-70°, ti dà quello sprint che secondo me molti altri no, ma ci sta, io allora cioè, lo tecnicamente ci può stare, cioè ci può stare la secondo me sì, è vero che un po' il modulo sicuramente lo penalizza, però è un giocatore duttile, cioè riesce a ricoprire vari ruoli sulla fascia, quindi secondo me il fatto del modulo può essere bypassato, perché comunque è un giocatore che sa giocare con la difesa a 4, sa giocare con la difesa a 3 come esterno, appunto come fa con la Lazio. Ma Edo, scusami, non ricordo, non l'ha mai convocato Lazzari? No, dico che ne stavo parlando perché, visto che c'è una rosa molto stretta per le convocazioni ufficiali, per l'europeo... Però l'ha chiamato altre volte, no? Questo dico. Cioè, non ricordo. No, sì, se no, non so se era Mancini, però sì, ce l'abbiamo l'immagine, Mirko, degli ultimi convocati. Sì, ce l'ho. Sì, guardiamo un attimo, adesso la guardiamo. Ma per curiosità, perché magari se l'ha chiamato eccola anche qua. In passato, lo può chiamare. Dov'è? Sì, l'ha chiamato. Sì, sta là, tra i difensori. Sì, però sto dicendo, visto che c'è una rosa molto stretta, magari... Ma ha giocato? No, mi sa di no. Però già per chiamarlo, ma secondo me infatti alla fine è una bella chiamata questa di c'è anche Florenzi a destra, voglio. Bravo, però... sono molti, questo è ho capito Mirko, scusami, però una volta che tu convochi Florenzi, il dopo Florenzi chi è? Calabria. Se lui non vede, cioè Calabria. Teoricamente. Se il fortunato c'è lui, c'è Lazzari. Ma ragazzi, è un buon argomento, cioè ovviamente sarà poi Mancini a decidere, ovviamente, ovviamente dovrà prendere una scelta, ovviamente portano, se prende uno poi non può prendere l'altro, ma stessa cosa per gli attaccanti, se non porta Politano, porta un altro, scelte che ragazzi ovviamente si mette contro tutta Italia, cioè si mette contro a 60 milioni di persone, è ovvio bene. Che... Non saranno tutti d'accordo. Lui l'ha detto, ho 2-3 dubbi, sul resto sono sicuro, quindi può essere che Lazzari rientri tra questi dubbi. Ma però avevo detto Lazzari perché aveva segnato, quindi certo, aveva aperto questa cosa. Per dire, la Lazio ha portato un buon risultato, però a me da tifoso non è che mi sta convincendo proprio al massimo, secondo me può dar molto di più la Lazio, ma molto molto di più. Sia i singoli che come squadra in generale, poi beh, ovvio, arriveremo in Champions League sicuro al 100%. lo spero. Io ci credo ancora, ti dico la verità, io ci credo ancora, ma solo per una cosa, perché io ho paura che se non dovessimo arrivare in Champions League, ciao Milinkovic, ciao Luis Alberto, Inzaghi, Inzaghi secondo me no, cioè, ho più paura per Milinkovic e Luis Alberto, quindi dentro di me sento, cioè, o spero proprio, spero di fare queste partite che tutti i scontri retti riusciamo a vincere, perché se non sbaglio ci manca Roma, il Milan, Napoli. Vabbè no, il Napoli non è una scontri retto, la squadra è squadretta. Ho capito, ci mancano delle partite, speriamo di vincere quelle per provare a... perché comunque... Ma state lì, cioè la Lazio da recuperare. La Lazio dipende proprio dopo domani, perché in realtà dopo domani, guarda, io non voglio gufarla a nessuno, Se dovesse... No, però se dovesse vincerla... Cioè, se dovesse esserci veramente un pareggio, come ha detto Calaio prima, che ha detto X. Comunque, e a Lazio pure c'è una partita in meno. Stiamo tutti lì. Ci sono scontro diretto contro il Napoli. Poi scontro diretto contro il Milan, che è tanto Mocala.
contro... No, però sto dicendo, io ci spero ancora, più che altro perché l'Inter se ci può rubare Milinkovic, stessa cosa la Juve magari, no, la Juve squadretta ormai, squadretta, no, ma nemmeno la doppietta da Morata, mi chiedo ancora come sia possibile. L'Inter prima deve pagare i suoi, poi forse paga quelli degli altri, però. No, ma ha ragione, ha ragione. No, ma io il problema è che noi l'abbiamo pagati tutti, c'è ancora invece chi deve pagarle. Ti dico, io ho paura di questo, perché la Champions non è, cioè, non è un solamente un sogno adesso, è una cosa che si può raggiungere, sì, cioè, certo, si può veramente raggiungere. Non so se magari il Milinkovic, il Luis Alberto, determinati giocatori che stanno proprio a pieno della... cioè, stanno proprio nel momento migliore della loro carriera, te rimarrebbero alla Lazio a giocare l'Europa League piuttosto che andare in una top 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 che si gioca Champions. Perché, per dire, un passo falso da Lazio vai in Confederation, no, come si chiama? Confederation League. La Conference, scusa. Conference League, Lazio si chiama. Capito? Ma in Conference League vai, va, cioè, Milinko ci dice, ciao, guarda, mi hanno offerto... milioni di qua, stessa cosa da Luis Alberto, poi che si trovano bene o no è un'altra storia. Guarda, grazie, posso dirti una cosa? Secondo me, scusa Andrei, al volo proprio ringrazio Matteo, vai, vai. Trump per i beat, ed anche Miki, ringrazio a Marco e Mattia per uno per un mese e l'altro per i 4 mesi, grazie, scusa Vale, vai. Volevo dirti, secondo me Milinkovic quest'anno a prescindere dalla Lazio se andrà o meno in Champions, secondo me l'anno prossimo andrà via. Questo è il mio parere, secondo me, perché ci sono state troppe, troppe voci insistenti, pure il giocatore ha fatto capire che vuole cambiare aria, vuole provare qualcosa in più, perché parliamoci chiaro, Milinkovic a mio avviso a centrocampo in Serie A è, non dico il più forte, ma stiamo là, cioè sicuramente top 3, sì. Top 3 tranquillamente. Quindi secondo me potrebbe, a prescindere, andare via. Però un conto sono le voci, per dirti, io so 3 anni che sento, 2 anni che sento solo Lautaro se ne va al Barcellona, Lautaro se ne va al Barcellona, sempre, oh, da quando inizia stagione, a gennaio se ne va, in estate se ne va, quindi le voci... se l'audito mette i sordi, No, ma sicuramente le voci lasciano il tempo che trovano, però non lo so, secondo me andrà via a priori, perché lo vedo, cioè secondo me vorrà cambiare aria, vorrà provare qualcosa in più. Ma se ci danno i sordi io porto sue spalle, porto ovviamente. Ma sicuramente almeno 70-80 milioni, ovviamente. Però vuole tanti soldi, vale, ma è giusto, è giusto, è così, giusto. Edo, il calcio è questo oramai. Ci sono dei giocatori che sono stati venduti a cifre esagerate che non valgono neanche la metà di Milinkovic. Tra l'altro, Lotito è uno che non fa un euro di sconto, cioè quello lì proprio 18 ne vuole 80. Ed è giusto, fa bene. Io fossi tifoso della Lazio, avrei più paura a perdere Luis Alberto, perché secondo me fra i due il fenomeno è Luis Alberto più che Milinkovic. Sì, però guarda, ti dico, io che vedo tutte le partite della Lazio, vabbè, a me piacciono entrambi ovviamente, ma te lo vedi Luis Alberto che te fa tipo quelle giocate che ti risolve le partite, te fa gli assist, te segna, mentre Milinkovic c'è una, almeno in questo momento, una costante, no? Per questa stagione della Lazio. Io vedo più spesso, posso dire, magari Luis Alberto che te fa la partita da fenomeno e poi magari la partita dopo sta un po' sottotono. È raro, è raro. Però Milinkovic, te sei sempre sicuro che io c'ho Milinkovic a centrocampo e te dà quella forza fisica, non so spiegarlo, però è tipo quella sicurezza, capito? E quantità e qualità insieme. Cioè a me Milinkovic, no, ma non so perché, ovviamente non sto dicendo che fa sboccare Luis Alberto, anzi mi piace tantissimo, però cioè, è quella certezza che c'è a centrocampo. Cioè quella certezza che ci deve stare. Ci deve stare, che sta lì, che te regge proprio il gioco lui. È tipo, sì, tipo che sì, ok, te che sei del Milan, no? Te mi puoi mettere un che sì della situazione con un altro che magari ti fa... Però non ho il Luis Alberto, io. Cioè Çalhanoğlu non vale Luis Alberto, assolutamente. Io invece vedo rimpiazzabile Luis Alberto e non rimpiazzabile Milinkovic. Cioè secondo me bene o male con quelle caratteristiche trovi qualcuno più o meno ai livelli di Luis Alberto, magari non come lui... però qualcosa ti porta sempre. Milinkovic lo vedo insostituibile, secondo me è proprio unico.
Cioè, Milinkovic può giocare, secondo me, a livello di, proprio di centrocampo, se serve ti dà una mano davanti, spizza i palloni, detesta per lanciare magari Immobile che parte o corre da situazione, lo fa. Se gli dici, oh, mi serve una mano in difesa, sai quante volte, tipo all'85esimo, vedi che dentro l'area, calcio d'angolo, ci sta sempre Milinkovic, che secondo me è proprio una sicurezza che perdere Milinkovic darebbe molto sconforto alla Lazio, a parer mio. Quindi per questo dico, cavolo, spero che questi prossimi scontri diretti adesso c'è proprio dei risultati per provare a fare la lotta Champions e dimostrare che poi ovviamente a Champions faremo, cioè nel senso io come tifosa Lazio dico spero di andare in Europa League solo perché almeno potremo andare più avanti, ok? Perché in Champions, cioè, dove vai, la Lazio non è purtroppo secondo me con questa rosa che adesso da Champions, cioè proprio da superare gironi e lottare agli ottavi dei Champions. Mentre in Europa League, sì, in Europa League, secondo me, la Lazio, con la rosa che adesso potrebbe superare il girone Europa League, fai sedicesimi, gli ottavi, magari se la potrebbe giocare un po' di più. Giocarsela, sì, giocarsela. Sì. Beh, Ragazzi, un po' come la Roma. intanto. Sì, stanno Ok. So di una domanda pronta per te, però intanto, ragazzi, vi voglio far vedere il rigore che alcuni hanno detto è rigore, altri hanno detto non è rigore della Lazio, appunto. Lo faccio rivedere al volo, ancora meglio. Allora, se mi date un attimo. Eccolo qua, rigore Lazio, ve lo faccio vedere. Ecco qua, mano larga. Ok, chat, diteci subito se secondo me è rigore e intanto voglio sapere anche da parte vostra, perché comunque è stato decisivo. Rigore al 90esimo e vittoria Lazio. Questo è un rigore che si dà l'anno scorso. Esattamente. Sì, pure Questa è secondo l'analisi migliore che si può me. dare. Sì, assolutamente. E oltre che si dava l'anno scorso, è anche un rigore ridicolo sia l'anno scorso che quest'anno. Edo, È veramente ridicolo. Edo, che dici? Oh, io ho esultato, ti dico la verità. No, no, però. Vabbè, ci sta. No, Ho seriamente. goduto, ma ho goduto pure tanto. Però per te, no, sinceramente, Allora, non. secondo me, ovviamente non era volontaria la mano. Quindi, quando è andato a vedere al VAR, hanno fatto rivedere il replay, ho detto: ok, se non dovessero dar rigore, l'accetterei comunque, ovviamente. Però devi anche capire che lì, se non sbaglio, era Acerbi che stava dietro. E cioè, c'era Acerbi, ok, che Pronto. era marcato, però c'era Acerbi lì pronto a dare una stecca. Quindi, magari, secondo me l'arbitro ha valutato anche quella, ha valutato, cioè, gli ha Ma proprio, pericolosità dell'azione. cioè, Sì. ha considerato proprio Ma. l'azione che gli arriva da palla. C'era Acerbi che stava proprio così, stava, cioè, si stava muovendo e gli arriva proprio il pallone sul sinistro, che è il suo piede, davanti a, cioè, stava a 6, 5 metri da porta. Abbiamo il No, ho parere capito, però. di. Vai Luca, di la tua, proprio il parere No, ho dell'esperto capito. Maramum. È vero il fatto di Acerbi, però la domanda che faccio io è come deve saltare sul difensore? Cioè, come salta un difensore? Con le mani dietro, come fai? Ma sicuramente non come striggerlarsi. No, Dovrebbero quello no. saltare. In teoria bisognerebbe saltare con i gomiti bassi, però secondo me ha valutato la pericolosità dell'azione, solo quello. Può essere, Vediamo, può essere. vediamo il parere del buon Omar Amum, ex Vediamo. arbitro. Andiamo a vedere cosa dice, ci dice il buon Omar. Lazio Spezia, sì esatto, siamo in area di rigore, c'è un contatto di mano appunto di un difensore dello Spezia, calcio di rigore, non calcio di rigore, l'arbitro va al VAR per poter ricontrollare appunto l'azione e poter capire se è calcio di rigore, lo assegna il difensore, secondo me è in una posizione molto scomposta, insomma non normale, per la quale appunto aumenta anche il suo volume, non consona diciamo, quindi calcio di rigore che ci può stare, insomma infatti è stato assegnato. Ragazzi, questo è il parere del buon Vabbè, Omar. Volevo fare una domanda a Sodin. Al dica. volo, schietto schietto. La tua Roma arriva sopra o sotto la Lazio? Guarda, dipende tutto dallo scontro diretto, secondo me. Tutto da lì. Ma se rientra Zaniolo come dovrebbe rientrare, in teoria si potrebbe fare. Ok. Devi vedere come rientra però, Pure quello. ancora Quello magari. pure è vero. Però sai com'è? Stiamo in emergenza adesso. Anche un Zaniolo un po' debilitato, secondo me, può fare solo meglio di quello che stiamo facendo adesso. No, Quindi. io dicevo la paura, cioè nel senso di
una possibile convocazione all'europeo sempre, magari un anche quello. po' più di attenzione. Intanto ci guardiamo gli highlights di Roma che ha giocato contro il Sassuolo. Aspetta, In co... Vai, una che vuoi dire? Vuoi salutare? cosa. No, a voi, perché la mia ragazza mi ha scritto che è pronta la cena. Ah, vai, non ti preoccupare. Tanto abbiamo parlato della tua Lazio. Dici sopra se arriverai sopra la Roma? Quello è scontato, ma pure sopra Ok. il Napoli, pure la Juve, ma pure sopra l'Inter tra poco. Ok, Primi, primi, quando primi. ti svegli Cespo, faccio un fischio, ok? ti raccomando quella cosa. Quando, va bene, tranquillo. No, contatto Dai, io, non ti ti contatto preoccupare. dopo, ciao. Ciao, ciao. Grazie. Ciao Edo, buona Ciao, cena. Edo. Andiamo dentro con Sassuolo Roma con il commento di Federico Marconi. Sassuolo Roma, potremmo anche rinominarla la gara delle assenze, tante in casa Sassuolo per questioni di Covid e infortuni durante la pausa per le nazionali. Discorso simile, in casa Roma molti più gli indisponibili per infortuni, una squadra, quella di Fonseca, costretta a vincere però per cancellare la sconfitta contro il Napoli e un periodo non felicissimo, rischia subito con il palo che abbiamo visto dopo pochissimi minuti. Proprio in casa neroverde con Paolo Lopez praticamente battuto e con la difesa in ritardo, la Roma però decide di iscriversi alla partita e tanto per cambiare lo fa con Spinazzola alla Spinazzola, perché sale sulla sinistra, pennella il cross, Carles Perez si coordina e risponde benissimo in calcio d'angolo consigli. È un Carles Perez però sul pezzo dopo tanti mesi di difficoltà e a capirlo ce lo mostra proprio lui, insomma, con questa serpentina, poi il contatto falloso. Secondo il direttore di gara, e quindi è calcio di rigore per la Roma, conquistato proprio dallo spagnolo. Rivediamo, sposta il pallone, rigore netto. E dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini. Dopo l'errore contro il Braga in Europa League, stavolta non sbaglia il 7, capitano della Roma. Palla da una parte, consegni dall'altra. Sassuolo 0 e Roma 1. Punteggio che sarebbe importantissimo da mantenere per la squadra di Fonseca, che nel secondo tempo però si abbassa, concede tanto al Sassuolo con questo errore di Boga ad aprire proprio la ripresa, a perdonare la Roma sul cross dalla destra. Non è finita qui però, perché il Sassuolo insiste e la Roma praticamente sembra voler subire gol da sola. Errore di Mancini nel tentativo di tornare dal Sharawi con il tentativo di andare direttamente verso la porta di Raspadori, capitano classe 2000. Settore del prodotto del settore giovanile del Sassuolo, la sposta sul mancino. Paolo Lopez risponde, ma sul calcio d'angolo successivo arriva il pareggio con il petto da parte del 23, che fa 1-1, rimette tutto in parità, riporta il Sassuolo sul livello del mare. Esulta la squadra di De Zerbi perché il pareggio, come detto, è meritato, quantomeno per quello che stavamo vedendo nel secondo tempo. Una Roma che aveva completamente staccato la spina, come spesso fatto in questa stagione. Una Roma che però non ci sta. Sempre Spinazzola ad accendere la luce. La mette sul secondo palo. Arriva l'altro esterno, Bruno Perez, che incrocia con il destro e torna a segnare in Serie A il brasiliano, riportando avanti la Roma, facendo sospirare Paulo Fonseca, che forse ha anche pensato in quel momento: è finita, l'abbiamo portata a casa nonostante la sofferenza. Effettivamente mancava poco, ma a 5 dal 90esimo insiste il Sassuolo. Pallone al centro per Raspadori, che controlla con l'aiuto di un Karsdorp non perfetto. E poi col destro batte Paulo Lopez per il definitivo 2-2. Il Sassuolo ferma la Roma. Davide, però guardando un po' la classifica, no, si mette un po' male per la Roma. Ti faccio questa domanda. È più facile, secondo te, arrivare in Champions tramite magari un'ipotetica vittoria di Europa League oppure arrivare ai quarti campionato? Qual è la cosa Guarda, più secondo me è fattibile? più probabile vincersi l'Europa League che arrivarci coi punti in campionato, lo sai? Ci potrebbe stare, anche perché state ai quarti, c'è l'Ajax adesso No, giovedì. quello sì. Però la questione è sempre la stessa, che abbiamo tanti giocatori infortunati. Più che altro sono tutti importanti quelli che abbiamo infortunato, quindi Ma Veretout purtroppo. ritorna con l'Ajax, a quanto sai? Non si è capito bene in realtà, perché avevo letto prima, un attimo, adesso ve la ripesco, voglio vedere bene se No, perché Hugo a ha parte che c'era il entrato. fan. È rientrato? Col Sassuolo almeno è entrato dalla panchina. Ah, è entrato, ok. No, perché io al Però fan. non ho capito Sì. quali. Non è al 100% No, a esatto, quanto ho quello è. capito. Ah, nel frattempo, io faccio una piccola Bisogna vedere se considerazione. sta in condizione. Perché Mirko? Spinazzola non ha niente a che invidiare a Cespo.
Matteo Hernandez. No, raga, Spinazzola è fortissimo. Spinazzola è qualcosa di meno male che ce l'abbiamo noi in Italia qua. Spinazzola è un mostro, ragazzi. Non me ne parlate che i rimpianti. È il migliore attualmente della Roma. È vero, con l'Atletico Madrid ricordo ancora quella partita di Spinazzola che praticamente fece... Ronaldo fece la tripletta, ma Spinazzola, ragazzi, fece una partita, me la ricordo, strepitosa. Quest'anno ancora di più, voglio un pronostico da tutti, a partire da Mirko, a finire con Luca, per Ajax-Roma. Chi passa secondo voi? Pronostico sì. Vabbè, spero per gli italiani che passi la Roma, dai. Ci sta. Ale? Per me passa l'Ajax. Mario, tu che dici? Per me passa la Roma. Mister? Se non sbaglia l'andata la Roma. Ma l'andata è Ajax-Roma, se non è. O a Roma-Ajax. No, è Roma-Ajax. Ah, allora, ok. Airway, tu che dici? No, Ajax-Roma, scusami. Ajax-Roma. Non ho visto le assenze dell'Ajax per confrontare a quelle della Roma, però voglio sperare di vedere Roma-Manchester, quindi ti dico Roma. Perché penso che alla fine lì bisogna arrivare. Quindi dico Roma. Ok. Che dici tu, Luca? Secondo me passa l'Ajax. Ci può stare. Sodin, pronostico finale, tu che dici? Io con questi pronostici ho sempre una paura allucinante dello sbottonarmi. Ma perché li sbagli? No, perché ho sempre, quando c'ho una sensazione, poi alla fine si realizza e la sensazione che ho non la voglio dire, quindi... Allora, perfetto, forse abbiamo capito. Intanto ringrazio Francesco per il Prime. Ragazzi, io adesso passerei all'argomento Inter. Mario? Ti va di vedere Bologna-Inter? Ci sto. Sì, come è giocato bene? Vediamo. Già sta festeggiando, Mario. Sì, ma sì, vediamo Bologna-Inter. Ma per forza si deve vedere. Purtroppo sì, dobbiamo farlo vedere, Luca. Per rispetto dei tifosi interisti che Luca, ci saranno. Luca, 4K, Luca. Anche a Hawaii, dai. Dopo i risultati positivissimi del pomeriggio con i pareggi di Milan e Juventus, l'Inter era consapevole che vincendo alla Dallara contro il Bologna di Mihajlovic i punti di vantaggio sulla seconda sarebbero stati 8, con una partita in meno e quindi potenzialmente 11, insomma una fetta importante di scudetto. Parte con emozione forse l'Inter, perché il Bologna è arrembante, è la classica squadra di Mihajlovic nei momenti che contano, un Inter che però ha tanta qualità. Young per Bastoni, che crossa su Lukaku, può sbagliare la prima volta perché è miracoloso l'intervento di Ravaglia, non la seconda, perché arriva l'1-0, il 20° gol stagionale per Romelu Lukaku. E se una fetta di scudetto può essere già cucita sulla maglia dell'Inter, lo si deve sicuramente alla gigante belga, stagione da incorniciare la sua, ed è già la seconda perché è per il secondo anno di fila che raggiunge quota 20 gol stagionali. Il Bologna però non si arrende, prova a spaventare proprio la difesa dell'Inter con questo tentativo, con il piatto da parte di Schouten, che spaventa soltanto Handanovic. Pallone però in calcio d'angolo con il capitano nerazzurro che prova a svegliare i suoi. Del resto la partita sarà bloccata per tutti i 90 minuti con qualche squillo da una parte all'altra. Lo squillo più importante dell'Inter nel secondo tempo con Lautaro Martinez, che calcia a giro e prende in pieno il palo. Poi sulla ribattuta Barella lascia a Brozovic, che non trova la porta. Da rivedere però il destro del Toro, finta di corpo e poi conclusione sul palo esterno, ma poco importa perché esulta Antonio Conte, vince l'Inter 1-0 più 8 sulla Milan. Mario, so che può essere scontato, no? Però tu sei soddisfatta, sei soddisfatto di questa Inter che vince, convince non al 100%, però vince. Sei contento di questa Inter oppure vuoi qualcosa in più? No, allora, partiamo dalla cosa che dopo la nazionale è sempre difficile ripartire, io l'ho sempre detto. Non mi è piaciuta nemmeno a Parma l'Inter, non mi è piaciuta nemmeno a Bologna per come ha giocato. Però un Inter che ha forza, è un Inter che anche se gioca male ha quella voglia di vincere e poi alla fine la porta a casa. Buon per noi. E poi abbiamo un grandissimo attaccante che si chiama Lukaku, che nel momento del bisogno è sempre presente, e questa cosa mi fa più che piacere. Però se ti devo dire che bisogna ancora un po' migliorare sul gioco, sì, però io preferisco i tre punti, preferisco giocare le partite.
tutte le partite male, ma portare a casa sempre i 3 punti. Vabbè, Mario, sei diventato Juventino proprio, dai, proprio il classico ragionamento fino ai 2 anni fa aveva il tipo Juventino. Guarda, quando sei in esperienza da 10 anni, prendi Ma tutto, ti capisco, ti Marotta, capisco. Conte, ora chissà, Marotta, Conte, è vero. Però fate attenzione che non fate voi come la Juve in Champions, che poi abbiamo visto gli ultimi anni in Inter. Cioè, comunque anche la probabile campione d'Italia, appunto della Serie A, che faccia una bella figura poi in Champions, non come gli ma ultimi anni, Cioè, serve comunque all'Italia. purtroppo, però, bisogna anche dire che in Champions League non sempre giocare bene si passa il turno. Io vi ricordo voi stessi il Napoli, che voi siete usciti con un girone che avete fatto non so quanti punti, Eh 12 no, punti, appunto. 12 punti. Cioè, a volte, quando ti ci mette la sfortuna, puoi giocarla come vuoi una partita. Vabbè, quest'anno però avete fatto un girone Ho pessimo, posso capito, ma se dirlo? quest'anno però abbiamo fatto 37 tiri in porto contro lo Shakhtar Donetsk, tra cui 5 pali, e il portiere diventa Walter Zenga. Amen. Cioè. Ma non dovevi arrivarci a giocartela lì. Mario, Perché la Roma ha fatto 5 gol insieme allo Shakhtar, tra andata e ritorno. no? Luca, però c'è anche da dire che è così, le coppe sono così. Tu sei andato in Europa League, hai giocato contro il Manchester quando sei andato ai rigori contro quella squadra che non mi ricordo come si chiama, Poco Yoko, ma come si chiama? No, no, ma No, no. io la cosa che ti ho detto è, tu dici lo Shakhtar, sono stato sfortunato, ma prima dello Shakhtar hai giocato 5 partite e sono quelle là che ti hanno cacciato, non lo Shakhtar. Tra cui sono tutti episodi. L'Inter non ha giocato bene, ragazzi. Ora forse non capitemi male, io non sto dicendo che l'Inter ha giocato da Dio, però sono episodi. Vidal ha fatto due cose sbagliate contro il Borussia Mönchengladbach, e lì sono punti che lì purtroppo non devi sbagliare mai. La Champions League è fortuna e non devi sbagliare mai. Se riesci, arrivi alla fine. C'è uno come Cristiano Ronaldo, che se non fosse mai aspettato che si gira di Niculo, la palla va sotto la barriera e entra dentro. È un porto in 10, ti passa il turno. Sono episodi, raga. Purtroppo è così. Per fortuna che gli episodi stanno andando bene in campionato, questo è anche da dirlo. Pare, ma Quindi, confermeresti Conte l'anno prossimo? sì, tutta la vita. Ok, questo lo volevo Specialmente sentire da te. vederlo interista ora, doppia goduria. Ah, capito, Airway. Doppia goduria. Doppia goduria, guarda, veramente. Togliete la stella, ormai, togliete la stella. Pure, volevo. Ah, tutto. Io mi No, ma dissocio io però da ormai questo. ci scherzo così perché mi piace come youtuber, lo seguo anche tantissimo, quindi. Io però non la toglierei la stella. Proprio devo dire la mia. Sarà uno dei pochi, però. Beh, quello che ha fatto la Juve almeno. Perché poi quello che ha fatto dopo, discussioni col presidente, quelle sono episodi. Sono cose da campo. Ma cioè, comunque è stato importantissimo per la vostra rinascita. Cioè, quindi. Direi. Bah, C'è la poi boh. tifoseria che è tipo un 20-80%, mi reputo uno di quelli che sono del 20%, forse anche 10-90%, però. Però la stessa tifoseria che io sono sicuro lo rivorrebbe. Assolutamente sì. Quindi, vabbè, il calcio è questo alla fine, va, Ragazzi. cambia, le cose cambiano Ragazzi, spesso. allora volevo dire un attimo una cosa alla chat, ma soprattutto a voi, magari che siete qui ospiti al Fuse Talk. Non so se sapete, ma Mario è il famoso ragazzo che era in macchina e ha lanciato un trend. Il popò Matteo Politano, popò. Ve lo faccio vedere e poi ci dice qualcosa lui. Oddio, no, ok. Popo, Popo, Matteo Politano, Popo, Popo, Matteo Politano, Popo, Popo, Matteo Politano, Tutti in chat, tutti in Popo, Popo, chat. Matteo Politano, Popo, Popo, Matteo Politano, Popo, Popo, Matteo Politano, Popo, Popo, Come fa? Popo, Ecco qui, allora ti dico solo una cosa, Mario. Praticamente Twitch ti dà l'opportunità di mettere tipo delle emoji. E io ho fatto l'emoji del Popo Matteo Politano. E niente, ti ringrazio perché comunque ci hai dato un bel Politano. Hai dato un bel Politano a Mirka Mister Reale. E quest'anno sta facendo molto bene.
Deve essere... stiamo apprezzando questo popò, prima non diciamo che visto. Diciamo che lo vedo, cioè lo sento ovunque, tutti i tifosi del Napoli con questo popò, anche quando il Napoli, anche special, anche il Napoli ha pubblicato il è vero con scritto popò. Allora partire... io mi sono messo a ridere, ho scritto Politano, ho detto oh Poli, insomma la soddisfazione che non mi ha dato l'Inter me lo sta dando il Napoli, e lui si è messo anche a ridere, no? Perché mi ci sento spesso con Politano, che mi ha dato anche la maglia a Milano, la sua personalizzata, firmata e tutto. Devo essere sincero, mi fa molto piacere aver regalato ora questo coro al pubblico di Napoli, perché il pubblico di Napoli è un pubblico caloroso, e questo io lo devo ammettere, un pubblico molto caloroso, vi faccio i complimenti per questo, e vedo che... Anzi, sono pure sfortunato, perché secondo me allo stadio questa canzone veniva cantata in qualche suo gol. Può essere, molto probabilmente può essere. È un sogno vedere questo coro qui cantarlo nella curva del Napoli. Sarebbe magari molto bello. Ma mica mo ti dobbiamo pagare i diritti per le musiche. No, non ne voglio, anzi. Okay. Mi piace solamente sentire un mio coro allo stadio, questo sì. O porteresti Politano all'Europeo? Sì. Ma non perché ci sentiamo così, no. Vabbè, per avere la maglia dell'Italia, ci sta. Pure, scoccargli forse un'altra maglia. No, però diciamo che Politano secondo me merita, Politano merita l'Europeo. Perché anche quando è forte, però, ragazzi. Si muove tantissimo, punta l'uomo, torna indietro, si sacrifica per la squadra. Ti punta e ora ha preso anche molto coraggio sull'uno contro uno, quindi per chi ha giocato a calcio sta a certi movimenti, quindi Politano, Gattuso poi gli sta molto vicino a Politano, gli ha dato molto fiducia. Sì, è vero, sono molto legati, sì, lo vedo molto bene. E niente ragazzi, io direi di cambiare argomento e di passare all'ultimo argomento non meno importante. Erwin, che c'è? Ti senti tirato in causa? Può essere. Magari mi sbaglio. C'è Cagliari-Verona. No, assolutamente no. Parliamo dei match più importanti. In questo caso parliamo del derby della Mole. Derby della Mole, esatto. Derby del Torino, Derby Torino, festa di Bala McKennie. Ringraziamo ancora Federico per il commento. A te la linea, Fede. Ok, qua ci sta il momento in cui devo selezionare il video. Vai. Doveva essere la partita della ripartenza per la Juventus dopo la sconfitta clamorosa in casa nel pre-sosta contro il Benevento. Invece il derby contro il Torino ha confermato tanti limiti della squadra di Pirlo, che era comunque partita meglio, con un avvio importante al di là di questo gol di Federico Chiesa, che ha triangolato con Morata, un gol comunque bellissimo per il giocatore nettamente più positivo della stagione bianconera. Ma al di là di questo gol, vi dicevo, Juventus che aveva creato molto nei primi minuti, che proprio dal punto di vista della personalità stava facendo la partita contro un Torino che è un'altra squadra che sta soffrendo molto, ma è pur sempre un derby. E allora i Granata si rialzano con Mandragora che calcia, Szczęsny respinge non benissimo, arriva Sanabria che colpisce la traversa dandogli un bacio praticamente, ma soprattutto segnando il gol dell'1-1. Rivediamo però una risposta di Szczęsny che farà sicuramente meno scalpore rispetto a quella del secondo tempo, ma resta un intervento non ai livelli del polacco, che sicuramente può far di più. Se Chiesa è il migliore, Kulusevski forse è il peggiore della stagione della Juventus tra i nuovi arrivi, perché consegna il pallone a Sanabria. Szczęsny non fa tanto meglio, come già anticipato, e il Toro la ribalta all'alba praticamente del secondo tempo. Una partenza questa della Juve nella ripresa che può ricordare quella contro il Porto in Champions League. Due gol presi in quel caso all'inizio dei due tempi, qui diciamo che non ci andiamo molto lontani. A testa bassa poi la Juve, perché naturalmente è un derby anche per i bianconeri, e Ronaldo a far capire che la partita non è finita, tanto per cambiare. Sempre CR7 ad inventare qualcosa, e tanto per cambiare. Sulla girata di Chiellini è lui, sempre di testa, a fare 2-2. Inizialmente non esulta, perché tutti pensano che sia fuori gioco, arbitro compreso. Ma poi, con l'ausilio del VAR e con qualche replay in più, si capisce che il gol è regolare. Toro 2, Juve 2, ci provano entrambe nella finale, ma nessuna segna. Il derby della Mole finisce in parità.
Erwin, ci devi parlare proprio sinceramente, però, senza peli sulla Dici. lingua. Sì. Hai un po' paura di perdere questo posto Champions? Eh beh, attualmente, viste le ultime due, sì, vista la stagione, vista soprattutto questa partita che più che altro la devi analizzare nel complesso, non puoi analizzare solo questa. Questa è proprio una conseguenza che ti fa continuare a dire come quest'anno, sì, puoi pensarla male. C'è una partita dove arrivi per scelta tua, visto che una multa per lo stesso Ranieri, come ha detto, poteva bastare questi tre giocatori, ma si è voluto autoprivare di tre giocatori che tutti e tre potevano essere presenti, e quindi dici, va bene, io punisco questi giocatori per non portarli con me, però allora sono consapevole che devo scendere con un 11 in campo valido, che sì, alcuni hanno avuto 2 giorni per allenarsi dalle nazionali per preparare questa gara, magari quelli del Torino sono stati più a prepararsela per conto loro, però l'atteggiamento che come ci approcciamo alle gare, gli episodi ripetuti, perché cioè, rivedere il secondo gol di Sanabria, cioè, lo guardi, hai mutismo selettivo per 2 minuti minimo, perché sono errori già visti dagli stessi giocatori. Inizi il secondo tempo, 20 secondi contati neanche, subisci un gol così, la reazione non c'è, cioè c'è stata poco, perché in secondo tempo se spendi un gol del genere li devi assaltare, non puoi arrivare a fare 2 tiri, pareggio che alla lunga fra un po', guarda, per come è andata la partita, un po' sta più stretto al Torino e non mi sembra neanche di dire una boiata. Quindi sì, il posto è a rischio, soprattutto perché su 10 partite rimaste c'hai 4 scontri con le dirette interessate. E quindi è tutto da vedere. È tutto da vedere già mercoledì. E mercoledì sarebbe una conferma che potrebbero arrivare 3 risultati non utili consecutivi, no? Quindi sarebbe una cosa che ti richiama chissà quale anno della Juve. È Perché da un po' che non succede, è io, vero, ma già due, già se fosse arrivate 2 sconfitte, ti devo andare a pescare 10 anni fa. ma se la Juve non avesse questo Chiesa, cioè No, dove si è troverebbe questo. in questo momento la Juve? Quello è il problema. Non te lo so esattamente dire. Magari potrei risponderti che ci potrebbe essere un Dybala al posto suo, però attualmente, che non ce l'ho mai potuto avere, purtroppo quello è un problema. L'MVP della Serie A l'ho avuto quanto? 5 partite? Quindi l'anno scorso era quello che determinava, che ha tirato avanti la carretta insieme a Ronaldo, lui però principale, Dybala. E quest'anno c'è Chiesa, ma anche il gol stesso è il primo. Io penso che Morata, come minimo, neanche l'aveva capito che Chiesa voleva andare in porta, perché per poco non lo Si è ostacola. messa avanti. Sì, È cioè, vero, è vero. quindi è quello il discorso. Chiesa ha fatto 8 gol, è il secondo miglior marcatore della Juve, e già sappiamo che una cosa del genere neanche l'anno scorso, forse a 8 ci è arrivato un secondo miglior marcatore, perché c'è Ronaldo, poi gli altri tutti dietro, ma distanti chissà quanto, a parte Dybala, cioè, l'anno scorso, quest'anno c'è Chiesa, che ha fatto tutto quello che doveva fare anche in Champions, cioè ha rotto l'egemonia dei gol di Cristiano Ronaldo oltre gli ottavi facendone 3. Quindi che posso dire? Senza di lui non lo so, bisogna vedere senza tante altre cose, senza Dybala, senza questa stagione qua. Se dico senza Chiesa, ti dico boh, ti dico così, boh. Ma hai visto Agnelli? Ha fatto. Dicono che abbia visto il derby assieme ad Sì, Allegri, ma. chissà se è vero. No, dico, Boh. l'anno prossimo può essere un indizio, ti piacerebbe questa idea oppure va scartata e continueresti a Allora, puntare l'idea su mia, Pirlo? la mia speranza è di vedere un progetto continuare almeno per 2 anni, perché è inutile che una società prende Sarri, poi lo sbidona l'anno dopo, e questo è per Sarri, e poi prende Pirlo e poi rifà un passo indietro, perché vuol dire che hai fallito 2 anni su 2 quello che volevi portare a cambiare. Allegri torna in pista, l'ha detto lui stesso. Io dubito alla Juve, però se cioè, sono questi discorsi di tornare lì, boh, vediamo. Io ovviamente sarei per continuare, però dipende anche come la chiude Pirlo, perché se mi ci chiudi da quinto in classifica e manco mi vince la Coppa Italia e basterebbe una di queste due condizioni, cioè, è un po' dura, continuare su questa strada. Una domanda che abbiamo fatto a tutti in questa Sì. terza puntata: riconfermeresti l'anno prossimo Ronaldo? Bisogna Con vedere tutti i pro e tanto. contro che ti dà Ronaldo. Difficile, difficile, perché allora il contro è che se parte Ronaldo, magari potresti avere qualcosa di più in mezzo al campo, però a
avresti gol in meno, probabilmente anche punti in meno, perché sicuramente delle partite te le ha determinate, però avresti sicuramente anche un modo per risanare quello che è attualmente in periodo di Covid, soprattutto senza neanche un passaggio a un quarto di finale banale di Champions League quest'anno, perché doveva esserlo, e hai un bilancio in rosso. Quindi Ronaldo è una soluzione. Come lo può essere? Io dico che la Juve è un'illusione nostra di poter pensare di vedere il prossimo anno sia Ronaldo che Dybala, quindi è una direzione o l'altra. O il miglior giocatore dal punto di vista della valutazione del cartellino, o quello che ti alza al monte ingaggi e poi ti fa ritornare con i piedi a terra, perché un Ronaldo ovviamente in Europa League è proprio una barzelletta clamorosa. Quindi io sarei pronto a vedere una Juve senza Ronaldo alla lunga. Perché una barzelletta? Tutti poi hanno giocato in Europa League. Anzi, ti posso dire una cosa, io vedo più un Chiesa da Champions League che Ronaldo quest'anno. Ma per come è fatto cambierebbe. Cioè, ma poi la Juve ne avrebbe... Barzelletta, Ronaldo non è una, secondo me, ora non perché ci sono dei giocatori da categoria, come direbbe Max, però Allegri. Però, non lo so, potrebbe cambiare. Ah, stima, cioè, se ce le ha stimatori Ronaldo, si è parlato di PSG, si è parlato di ritorno al Real, le alternative che dove portano Ronaldo ancora a vincere qualcosa. Ronaldo, se vuole continuare a vincere dei palloni d'oro, non può andare in Europa League. Io per quanto possa essere in questo momento impossibile poterlo vedere vincere un pallone d'oro, no? Per come magari è in calo fisiologico per l'età. Posso dire una cosa che, insomma, la vedo da interista, ovviamente mi guardo spesso la Juve. Mm-hmm. Io ti dico che invece Cristiano Ronaldo sta diventando, non giudico il calciatore perché qui forse possono pensare male, non si giudica il calciatore, però Ronaldo sta diventando un po' stufoso, ti dico la sincera verità, questo cazziare tutto il tempo il calciatore... Cioè, dopo un poco dà fastidio, no, perché io vedo un Chiesa che si fa veramente il culetto così, fa avanti e indietro, segna tutto e sta sempre zitto. Perché lui deve fare sempre il maestrino così? Secondo ti dico di più, che se sempre si giocava con Kulusevski, Chiesa e Morata, o Dybala, che ovviamente la Juve passava il turno. No, ciò non significa che Cristiano Ronaldo, perché forse in chat posso anche pensare male, io sono uno così, o mi criticano o mi insultano, è così, però devo dire le cose come stanno. Per me Cristiano Ronaldo è un fenomeno, non lo metto in dubbio, non si discute il calciatore, però secondo me è un po' stancato. Ale, vabbè, Ale, va a cagare quest'anno, però... posto, Ale. No, guarda, io ti dico sinceramente, secondo me l'unica salvezza della Juve è che a giugno Ronaldo se ne vada, perché se Ronaldo dovesse rimanere alla Juve, la Juve anche l'anno prossimo non andrà da nessuna parte, perché con il peso di Ronaldo non avrà mai la forza economica di rendere la squadra completa. La Juve non riesce a completare la rosa perché ha un peso lì in avanti che è Ronaldo, che parliamoci chiaramente, pure quando gioca è un'ombra, cioè sta là davanti, ok, ha segnato, si gasa, segna un gol che pure Pavoletti segnava, quello che ha fatto contro il Torino, sì, davanti alla porta, oggettivamente. Non è un giocatore che ti prende la palla, ti dribbla, gioca in aria, questo tira, Ronaldo, fa... questo, delle Ronaldo, cose... questo Ronaldo è letteralmente un giocatore che qualsiasi squadra lo tenga, qualsiasi, si affonda, sia economicamente, sia ovviamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del gioco, perché è un giocatore impalpabile, è un giocatore che non si viene a prendere la palla, è un giocatore che aspetta, è un giocatore che si lamenta, che mette pressione ai compagni soprattutto, ed è un giocatore che veramente, secondo me, crea solo pressione all'interno dello spogliatoio. Non la vedo diversamente la cosa. Io da tifoso del Napoli spero che Ronaldo rimanga alla Juve, perché appena è arrivata alla Juve tutti esultavano, e Ronaldo alla Juve pure io esultavo, che bello, finalmente ti tolgono un po' davanti, poi hanno via, avete vinto lo scudetto, per come l'avete vinto, e vabbè, perché la Juve non aveva tutti questi concorrenti, ma il peso di Ronaldo si sta vedendo che è negativo assolutamente per la Juventus. Lo dico oggettivamente, cambio Ibra Ronaldo ora, cioè, no, scambio Ibra Ronaldo non lo farei, però no, però non sono d'accordo con il discutere Ronaldo, eh. Cioè, a livello economico sì, ma Ronaldo, cioè, tutta la vita nella squadra, ma tutta la vita.
Cazzo, comunque 24 gol, ma Quello come le ha sì, fatte? ha preso i 3 punti con la Roma, per Il dire una discorso giocata che ha che fatto quella. sì, ma quei 24 gol, no? Una squadra come la Juve può permettersi di avere un attaccante di livello come ce l'ha l'Inter, Ma ne segniamo tutti i gol. un attaccante buono della Juve, li segna Ma no, ugualmente quei 24 gol, ma non 24, se ne segna 20 magari ne fa magari ti sbagliare anche di più. risponderebbero in questa Juve non tutti li Questo è il farebbero discorso. 24 Non gol. tutti farebbero 24 gol, però non avendo Ronaldo, magari è un altro attaccante, non te ne fa 24, te ne fa 20, però allo Ovvio. stesso tempo, non avendo un peso così Ovvio. importante in attacco, hai magari più giocatori forti a Questo sì. centrocampo e ti fanno più Avevano gol e ti portano anche più avanti. Ale, avevano Pjanic che faceva tanti gol di punizione, è arrivato lui per prendere sempre la barriera. Pom, È vero, pom, anche, cioè, questa pom, è anche la presunzione, cioè arriva, dice no, qua comando io, tiro io le qua punizioni, faccio comando tutto io. quello che vuoi. Questo è, ragazzi, è inopinabile, è un dato di fatto quello che abbiamo visto, cioè non è che uno si sta inventando. Secondo me la Juve, se non avesse avuto Ronaldo, con tutti i soldi che paga Ronaldo, poteva avere un centrocampo molto più forte, una difesa molto più stabile e poteva avere anche un altro attaccante che magari non ne faceva 24, ma 18 gol li poteva fare. E Ale, forse nel ma se il gol che ha complesso. fatto Verde che abbiamo visto prima e Lazio Spezia l'avesse fatto Ronaldo? Adesso stavamo a Mamma mia. parlare di quel gol per penso 3 anni, cioè, uscivo questo anche, è anche un altro discorso che poi ovviamente è cioè, comunque un continuo parlare, è anche ovvio perché Ronaldo Sì. È una porta la sua macchina, invisibilità sì. e tutto, mi Marco. sembra Comunque, ovvio. Mirko, se Ale parla così è proprio anti-juventino come me, va. È No, ma proprio un guarda, culo. guarda, Lui lui ha è un punto fisso, sempre detto anche nel Real Madrid, lo guarda, pensava io questo. non L'ha sto detto scherzando, ma lui, no? io l'ho sempre detto dal Real Madrid, per me Ronaldo È è molto, sopravvalutato. sì, se c'è Sì, qualcuno ma che nel Real Madrid sopravvaluta, però non cazziamo così tanto i calciatori, è perché Ale. non ha, non poteva, non sempre, e non poteva avere quella presunzione, magari alla Juve lui è andato e si è sentito, capito, chissà chi, soprattutto, ma chi è questo, chi è quello, mentre al Real Madrid, bene o male, là in mezzo, tra tutti quei campioni che c'erano, non poteva alzare troppo la crista. Quindi Secondo Ale, possiamo dire Insigne è meglio di Ronaldo. me, attualmente sì, Ma io glielo dico ma qua, proprio, Insigne è più cioè, se faceva forte Ronaldo l'assist che ha fatto ieri Insigne, io non so cosa succedeva, te lo dico oggettivamente, sinceramente. A me non Davide, che ne piace pensi? l'atteggiamento, a me non piace proprio l'atteggiamento di uno che viene in Italia, prende 30 milioni all'anno, fa quello che vuole, sta là, urla, pretende, quando è il primo che dovrebbe fare quel qualcosa in più. Visto il guadagno e visto l'importanza che dovrebbe avere all'interno della squadra. Poi ovviamente uno può essere anche contrario, perché è un'opinione, poi. Sarri, docet, Sarri potrà confermare le parole di Ale dopo quello che magari ha fatto Ronaldo. Dopo che se n'è andato Sarri, volevo fare una domanda ad Arby, proprio secca, non devi fare giri di parole né niente. Rigore su Belotti, sì o no, subito, senza pensarci. Senza pensarci. Senza pensarci, devi dirmi sì o no, non Non devi darmi giorno a altri, pensare. non devi dirmi, farmi Ci altre sta spiegazioni. a No, vediamo cosa dice, che magari. pensare, ah. No, dico che c'è da pensare, Se ah. devo Senza dire pensare, secco, là devo dire come sì. Va bene. Allora, intanto andiamo a riguardarlo. Lo faccio vedere anche ai ragazzi che ci stanno guardando da casa. Allora, Per dov'è? l'irruenza, ti aggiungo. Ecco, rigore Belotti. Ok. Mario, Sai che qual è la dici? cosa strana? Che Belotti non si è neanche lamentato troppo. Cioè, proprio di solito quando succede una cosa del genere dovrebbe esserci full team Torino addosso all'arbitro. Però lo sai che cos'è, Arwer? È anche una questione psicologica al contrario, a volte, non voglio essere troppo, Cioè però nell'andare addosso all'arbitro quando c'è no. una cosa. No, quando si gioca magari contro la Juve. Vabbè. Hai capito in che Non ho senso? capito, non ho capito. Al contrario, perché magari cazzo protesta, scena, questa è una cosa mia. Però secondo me è comunque rimasto a terra tipo un minuto lui, lì. Non, magari gli altri potevano protestare. Mario, tu che dici? Guarda, io invece ti dico la sincera verità, per me questo non è il rigore. Ah, ma Pazzo. come Mario? Sai perché? Ma dici, come no? Inaspettato. Perché un attaccante, un difensore, quando il difensore fa un'entrata del genere, innanzitutto non entra con una gamba tesa. È normale che si butta per non far tirare l'avversario. Cioè, diciamo che l'attaccante, quando vede una cosa del genere,
ora ti buttano tutti quanti perché c'è la VAR. Se fosse successo l'anno scorso, l'attaccante si fosse disperato, uno come Belotti, per non esserci arrivato un secondo prima al pallone di De Ligt, secondo me. Voglio un'opinione anche di Sodin e Luca. Ma guarda, era proprio al limite questo qua. Secondo me è stato un po' generoso sto rigore. Non c'erano proprio tutti gli estremi per darlo, però... Infatti non è stato dato. Sì, sì. No, ho flashato. No, sto pensando ancora a Spinazzola. No, no, ho flashato. Quindi no. Vabbè, no. Quindi per te no, è stato giusto non darlo, insomma, alla fine. Sì. Ok. Luca? Io, guarda, ti do anche una chicca. Da regolamento questa è pigoria sproporzionata, quindi ricordo. Ah, Napoletani, voglio sentire la vostra, napoletani. Io dico solo che al VAR c'era Mazzoleni, poi lascio parlare Mirko. Un saluto a Mazzoleni. Ma che io sappia, Mazzoleni non sta arbitrando, giusto? Non arbitra, cioè sta solo al VAR. No, mi sa che sta solo al VAR ultimamente. Perché non l'ho visto da un annetto. Meno male, al VAR forse, non al VAR. Ale. Comunque, sì, no, beh, dai, per me è rigore, ma più che altro per intervento scomposto e anche alla fine non ha via palla, è la palla che colpisce De Ligt, esatto, ma non al contrario. Ale, tu che dici? Sì, pure per me è rigore, cioè alla fine entra sull'uomo palesemente, la palla non arriva lì perché il cross era in quella direzione, quindi questo è il rigore. Forse è spostata la palla. Hai capito? Quindi. Abbiamo l'opinione sempre del buon Omar Amum, ex arbitro. Vediamo cosa ha da dire lui. Perché alla fine, sì, lui dà una sentenza finale, come dice Mister. Sentiamo cosa ha da dire. Sì, Andrea Fusco, grazie della linea. Parliamo di Torino-Juventus, in particolare del contatto all'interno dell'area di rigore tra De Ligt e Belotti. Secondo me era calcio di rigore perché c'è stato appunto un contatto che è stato veramente, veramente netto. Probabilmente, e lo dico appunto perché anche io me lo sono riguardato più di una volta, da angolazioni diverse, era un'azione da dover rivedere. Forse il VAR doveva intervenire per poter dare una mano in più appunto a Fabbri per poter decidere in totale più sicurezza, forse, non saprei, insomma, magari non l'avrebbe comunque dato il calcio di rigore. Parere mio personale, secondo me era calcio di rigore, insomma, però almeno era andare a vedere al VAR. Dopo questa sentenza ringrazio Francesco Tedeschi per il Prime. Ragazzi, tra due giorni si giocherà Juventus-Napoli, voglio delle sensazioni. Facciamo prima dai non protagonisti, ovvero da Sodin, Luca e Mario, e poi passiamo a quelli che vedranno dal vivo con calore quella partita. Vai, partiamo da Luca. O Sodin, vai, come volete, ragazzi. No, dimmi tu. No, vai Sodin, non ti preoccupare. Allora, sarà sicuramente una partita, secondo me, molto tirata in realtà. Sarà. Avranno tutte e due paura come squadra. Proprio come sarà, secondo me, finisce X. Non so che X, ma secondo me X, ragazzi. Va bene. Luca, che tu che dici? Allora, se proprio deve vincere una delle due, spero vinca il Napoli, perché mi sta molto più simpatico, e purtroppo penso che vincerà la Juve. Mario. La descattata, no? secondo me la Juve... Abbiamo capito. È inutile che va avanti. Ma Koulibaly gioca, scusa. Sì, dovrebbe giocare, sì. Allora è buono. Con un giocatore cambia il risultato, va bene. Ale? Koulibaly cambia molto. Sì, è vero. Veramente molto, molto difficile. Sarà una partita difficilissima. E suderemo per pareggiarla, secondo me. Sarà veramente faticoso. Mirko? Allora, io ho una sensazione come la sconfitta in Supercoppa, dopo che perse contro l'Inter, poi la Juve ci fece soffrire. Però spero in un pareggio perché sarebbe tutto di guadagnato per noi, secondo me. Intanto ringrazio Giuseppe per il Prime, Highway. Io la metto sul piano proprio dell'inerzia, cioè la Juve che perde una gara, ne pareggia un'altra e... quello dovrebbe essere, quindi la do più sull'1x a schedina.
cioè non voglio immaginare una ipotetica vittoria, però cioè, se vado ad analizzare la gara in sé per sé, a parte Koulibaly o non Koulibaly, io mi ricordo all'andata, prima avete detto tanto peste corra di Maximovic, la miglior partita dell'anno l'ha fatta con noi. Quindi conta molto anche la partita in sé per sé, cioè il Napoli può subire 3 gol dal Crotone in 20 minuti, ma ne può subire 0 con una Juventus che magari... Gattuso le sa interpretare queste partite. Gattuso è un allenatore che ti può andare a prendere i 3 gol con il Crotone, te ne può andare a prendere quasi 2 con l'Udinese, magari te ne prende 1 su un unico tiro quasi dell'Inter nella gara a San Siro e 0 con la Juve che li sprecò molto, però è una gara anche lì dove ci saranno pochi gol e il Napoli però deve venire a attaccare la Juve che è in crisi, perché se la Juve non viene attaccata deve tirare fuori l'orgoglio. Però se il Napoli la pressa questa Juve, la Juve è in difficoltà quando viene pressata. Deve tirare fuori l'orgoglio che in questo momento non ha la Juve. E quindi pareggio, perché è una vittoria. Vorrebbe dire che in 3 giorni la Juve cambia qualcosa, quindi quello che in questo momento la stagione, per come sta andando in quella direzione, deve risolvere in fretta dei problemi che ci sono lì all'interno, motivazione e quant'altro. Quindi pareggio. Tutti X. Come devo essere secco, pareggio. Anto? Ma per me è come una finale questa per la Juve. No, un pareggio sarebbe una sconfitta, te l'ho detto. Come una finale, non dovevi vabbè, per loro vabbè, la finale. Che finale, però. Non ho detto di che competizione, ho detto solo finale. In Coppa Italia le vincete ogni tanto le finali. Comunque, dico, per me la Juve non può non vincerla, però dall'altra parte, al di là del risultato, il Napoli, se adesso la gioca non come all'andata e riesce ad ottenere qualcosa, fa proprio un passo decisivo per la Champions, proprio decisivo al 100%. Quindi vediamo. Ragazzi, io vi ringrazio. Mirko, che stavi dicendo qualcosa? No, niente. Ah, ok. X, dai, X ci sta. Un X accontenterebbe tutti. Occhio per occhio, per fuoco, occhio per occhio. Questa è la giornata della grattata, mi sto stando sempre a grattare. Però una cosa veramente, Aru ha ragione, il Napoli non può fare la partita dell'andata per fare i punti, per me, cioè perché se non attacchi Juve e ti difendi, cioè non ha proprio senso. Comunque secondo me il Napoli fece quella partita anche per come si trovò la rosa in quel momento, quelli fortunati. Avere un Koulibaly o un Maximovic cambia proprio l'approccio, già dal basso, è proprio una lettura palese della gara. Pressing alto oppure difesa a oltranza, quello che è stato, però bastò. Perché alla fine ti basta anche questo. L'importante è Casiraghi che se l'è sta partita a mezzo. Scrivi a Politano. Forse. Mario, scrivi a Politano? Come ho fatto con il Milan. Poli, dai, risolvi la partita, 1-0 Politano. Ma non lo puoi bloccare ogni tanto? No. Tra l'altro, Luca, se non mi sbaglio, guardate le storie, io ho proprio scritto Politano, bello se mi sta a ride. Sì, tranquillo, Mario. Milan 0, Napoli 1, Politano. Spettacolo. Ci proviamo pure con la Juve, non vi preoccupate, che io sono a favore vostro. Arway, altro video sfogo, via. Dai, a posto, quest'anno si sbattono tutti i record. E immagina me che per 10 anni di fila. Quindi ragazzi, ringrazio tutti i guaglioni che hanno partecipato al Fustalk oggi, ringrazio anche Sispo che se ne è dovuto andare prima, ma ringrazio soprattutto Emanuele Calaiò che è stato il primo calciatore a partecipare a Fustalk, speriamo di portarvene altri. Ovviamente ringrazio anche Mirko, Ale, Mister, ringrazio Mario Inter, Sodin, Luca Cohen ed Ailway per aver partecipato. Grazie ragazzi, ci vediamo successivamente, se volete vi inviteremo di nuovo, se avrete il piacere, noi siamo qui ogni lunedì alle 19. Volentieri. Dai. Ciao ragazzi, grazie. Ciao belli. No, ciao ragazzi. Ragazzi. Crepi, speriamo bene, guarda. Dai. Esatto, per la Roma. Dai, speriamo. E niente, speriamo. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Lunedì prossimo, soprattutto mercoledì. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.